tutti, grazie per essere qui. Allora, diciamo che noi credo che tutti i relatori sono d'accordo sull'analisi di questa moneta unica che non sta funzionando. È un sistema monetario ed economico che si regge su delle regole che impediscono alle economie più deboli di crescere. E quindi sotto questo aspetto io credo che siamo tutti d'accordo. Poi credo che ci sono posizioni diverse ovviamente sulle strategie per uscire da questa trappola che ci sta facendo affondare. Certamente siamo d'accordo sul fatto che se continuiamo così le nostre speranze di ripresa e di recupero, di miglioramento, di un benessere diffuso, di abbattere la disoccupazione, comunque non sono sufficienti. La proposta su cui abbiamo lavorato il sottoscritto e un gruppo di ricerca si chiama la moneta fiscale. Noi l'abbiamo definita la terza via tra l'uscita dall'euro e l'austerità, nel senso che noi riteniamo che l'uscita dall'euro in realtà in questo momento non sia un percorso realistico. Non crediamo in realtà che la maggioranza degli italiani sia pronta all'uscita dall'euro, che potrebbe comunque avere anche delle ripercussioni negative sia nella fase precedente all'uscita sia immediatamente dopo l'uscita. Quindi è questa un po' la convinzione che ci ha portato a pensare che la via dell'uscita dall'euro in questo momento non sia un percorso conveniente per la popolazione italiana. D'altra parte è chiaro che noi non possiamo stare fermi e continuare a rispettare queste regole europee che stanno inesorabilmente facendo peggiorare la nostra economia, perché in questo modo qui noi continuiamo a peggiorare. Adesso in prospettiva ci sono degli eventi molto negativi, dovrebbe essere approvato il fiscal compact che sarebbe un disastro assoluto, perché noi non siamo in grado di rispettare queste regole del fiscal compact. Il quantitative easing probabilmente si sta avvicinando verso la fine e quindi questo ombrello monetario che non ha permesso di far ripartire l'economia, ma che comunque ha evitato il crollo dell'euro, diciamo, ha avuto effetti positivi sotto questo aspetto qui. In realtà poi non è stato in grado di far arrivare questa massa monetaria addizionale nell'economia reale, perché la massa monetaria creata dalla banca centrale si è fermata nel sistema bancario. Però la fine del quantitative easing pure è un evento che potrebbe portare dei contraccolpi abbastanza negativi sull'economia italiana. Quindi all'orizzonte si intravedono, diciamo, delle nubi abbastanza fosche, e anche a ottobre è probabile che noi dovremmo fare una manovra, adesso non so se di 20 miliardi di euro, quindi insomma tutto quanto non crea aspettative ottimistiche. Quindi noi dobbiamo intervenire in tempi rapidi e crediamo proprio che la moneta fiscale possa essere uno strumento in grado di, se ci fosse la volontà politica, di portare a un intervento molto rapido per dare una spinta alla ripresa dell'economia italiana. La moneta fiscale in realtà è una moneta complementare all'euro, nasce all'interno dell'euro, sarebbe una doppia circolazione monetaria che si affianca all'euro. Si tratta di titoli fiscali, sono sconti fiscali a scadenza di 2 anni abbiamo immaginato, cioè sono titoli che danno il diritto a pagare meno tasse, quindi si garantisce il controvalore monetario di questi titoli e appena emessi questi titoli possono funzionare immediatamente come mezzo di pagamento, proprio perché avendo la possibilità di pagare le tasse, cioè di pagare meno tasse, diciamo, la gente sarebbe disposta ad accettare questi titoli, perché diciamo, noi se pensiamo a quello che ha detto Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti,
Ci sono, nella vita ci sono solo due cose sicure, la morte e le tasse, quindi arriva sempre il giorno in cui bisogna pagare le tasse, quindi un titolo agganciato alle tasse è sicuramente un titolo che avrebbe una larga possibilità di accettazione, perché la moneta è tale nel momento in cui c'è qualcun altro disposto ad accettarla. Quindi noi pensiamo che questo sia una possibilità, perché questi titoli fiscali non sono titoli di debito venduti sul mercato per raccogliere euro. L'espansione della spesa non viene finanziata con gli euro, quindi noi diciamo evitiamo di sottostare al ricatto dei mercati finanziari. In questo modo noi evitiamo di esporci sul mercato e quindi possiamo quindi avere una capacità di manovra autonoma, possiamo quindi veramente in qualche modo recuperare una certa capacità di iniziativa per finanziare una ripresa economica degna di questo nome. E questa riteniamo che sia una possibilità diciamo concreta, fattibile in tempi rapidi. Ovviamente serve un ampio consenso politico, perché mettere in piedi una doppia circolazione monetaria, insomma, no, non è, è un'operazione di sistema, e quindi è un'operazione che va al di là, diciamo, anche della proposta di un singolo partito, cioè è un progetto di livello nazionale, perché poi comunque bisognerebbe avere una compattezza interna notevole, perché cioè, siamo convinti che a livello europeo insomma bisognerebbe certamente andare, insomma, ci potrebbero essere pressioni, perché ci potrebbero accusare di far aumentare il debito in un modo mascherato, e insomma chiaramente bisogna essere molto decisi nel procedere lungo questa strada, perché noi abbiamo pensato all'emissione di questi titoli fiscali per circa 30 miliardi, 40 miliardi di euro all'anno, per arrivare a un totale di 120 miliardi di euro di titoli fiscali immessi nell'economia, il che significa creare un potere d'acquisto addizionale per 120 miliardi di euro a regime nell'arco di 3 anni. Quindi la manovra sarebbe potente, non è una cosa di poco conto, e si può fare, perché noi abbiamo esaminato i regolamenti europei e questi titoli vengono definiti non payable tax credits, insomma nel gergo sono titoli che non danno luogo a flussi monetari, all'emissione non fanno aumentare il debito pubblico, quindi formalmente rispettano le regole europee. Quindi questa è un'operazione che si potrebbe fare se ci fosse la volontà politica. E poi è importante il coinvolgimento delle forze economiche, a partire dalle imprese, perché le imprese devono accettare questi titoli, quindi bisognerebbe costruire un sistema commerciale, dove un circuito commerciale dove le imprese accettano di essere pagate con questi titoli al posto dell'euro, visto in rapporto 1-1 con l'euro, visto che poi con questi titoli potranno pagare meno tasse, quindi alla scadenza potranno poi portare diciamo potranno utilizzare questi titoli per pagare meno tasse, quindi avranno in tasca un qualcosa di reale che ha valore. Quindi noi crediamo che l'operazione sia fattibile, e in questo modo si metterebbe in circolo, diciamo, una moneta parallela, complementare all'euro, che potrebbe quindi aumentare la capacità del potere d'acquisto dell'economia, potrebbe consentire allo Stato di pagare parte dei servizi pubblici, degli investimenti, quello che è stato chiamato il reddito di cittadinanza. Lo Stato avrebbe maggiori capacità di intervento, anche un accordo con i sindacati sarebbe importante, perché i lavoratori potrebbero avere una certa parte del salario corrisposto con questi titoli fiscali, perché comunque nel momento in cui avranno questi titoli potranno spenderli per comprare merci e servizi. Quindi noi crediamo che questa sia una possibilità molto concreta che abbiamo a portata di mano, però bisogna lavorare per creare un consenso molto diffuso. E nello specifico questa possibilità potrebbe essere applicata anche
a singoli comuni. Per esempio, io ho provato a ragionare proprio sul comune dell'Aquila, e mi sono studiato il bilancio del comune. Ho visto che il comune ovviamente ha degli incassi, raccoglie tasse comunali, e quindi si potrebbero emettere una parte dei titoli proprio agganciati alle tasse comunali, che possono diventare immediatamente un mezzo di pagamento all'interno del comune dell'Aquila, e questo potrebbe essere fatto per un ammontare di 40 milioni di euro, per esempio. Questa adesso è un'ipotesi. Con questi titoli emessi, lo Stato potrebbe pagare parte dei servizi e parte degli investimenti, delle opere pubbliche con questi titoli, e quindi avrebbe una capacità di spesa aggiuntiva. E questi titoli poi, una volta dati alle imprese, le imprese all'interno di un circuito commerciale potrebbero loro stesse fare pagamenti con questi titoli. Quindi il comune dell'Aquila potrebbe provare a sperimentare, diciamo, una moneta complementare comunale di natura fiscale. Questa potrebbe essere una possibilità, perché è chiaro che adesso il comune non ha capacità di spesa, non può indebitarsi sul mercato, non può intervenire. Tutti i comuni italiani, questo è un problema molto generale che riguarda un po' tutti i comuni, hanno bassissime capacità di intervento. Quindi questa possibilità andrebbe, secondo me, studiata, perché si potrebbe fare in tempi molto brevi, ed è una cosa che potrebbe rivitalizzare certamente tutta l'economia locale, perché questa moneta complementare potrebbe circolare all'interno della zona dell'Aquila, e gli scambi potrebbero essere fatti proprio con questo mezzo di pagamento addizionale. E questo io credo che sarebbe una cosa che andrebbe studiata con attenzione. Si potrebbero mettere a garanzia di questi titoli anche immobili e terreni del comune. Cioè, l'importante è che questi titoli abbiano un sottostante, un controvalore monetario, per cui la gente è disposta ad accettarli come mezzo di pagamento al posto dell'euro, e quindi circolerebbero accanto all'euro. Queste sono tutte possibilità, secondo me, che vanno studiate, perché se noi pensiamo per esempio all'esperienza del Sardex, che è una moneta, diciamo, complementare elettronica per le imprese, e questa moneta si sta espandendo e sta avendo un buon successo, è partita in Sardegna, adesso anche negli Abruzzi hanno fatto una cosa equivalente, nel Lazio, in Veneto. Perché le imprese hanno bisogno di aumentare la loro attività economica, e quindi un potere d'acquisto aggiuntivo certamente può dare quella spinta che in questo momento manca. E queste sono tutte diciamo, possibilità che vanno certamente studiate, e magari poi Lorenzo Esposito ci potrà dare ulteriori informazioni e approfondimenti su questa linea di azione. Quindi credo che diciamo, questa cosiddetta moneta fiscale sia una possibilità che il nostro Paese ha a portata di mano, che potrebbe essere realizzata in tempi brevi, perché il rischio qui è che passi troppo tempo prima che cambi la situazione, perché addirittura c'è chi dice andiamo verso la disintegrazione dell'euro, o l'Italia sarà costretta a uscire fuori dall'euro. Questo è possibile, il problema è capire quanto tempo ci vuole. Nel frattempo le cose continueranno a peggiorare e noi non possiamo stare fermi. Questa è, diciamo, la motivazione che ci ha certamente dato, insomma, la spinta per elaborare questa proposta. Anche il discorso dell'uscita dall'euro, c'è chi ha parlato di un referendum, ma il referendum, cioè, prima di farlo ci vogliono 2-3 anni, adesso non so quanto ci vuole, ma il tempo non è breve. Oppure dice usciamo dall'euro senza referendum, allora ci vorrebbe una maggioranza parlamentare, ma veramente ampia, perché poi il rischio è che finisce come in Gran Bretagna,
dove il 48% voleva rimanere, il 52% voleva uscire, si è creata comunque una spaccatura, cioè una decisione di uscita dovrebbe avere dietro una maggioranza molto ampia, altrimenti il rischio è che comunque si crea una spaccatura che secondo me non farebbe per niente bene alla nostra economia, senza poi contare che poi uno deve pure sperare che una volta usciti, diciamo, l'economia non finisca nelle mani, diciamo, sbagliate, perché poi non è detto neanche che le cose possono andare così tanto meglio. Quindi, insomma, chiaramente però l'uscita rimane sempre incombe. Se non riusciamo a cambiare questo andamento che ormai sta andando avanti da troppi anni e quindi sta aggravando la situazione sociale, sta aggravando la situazione della tenuta bancaria, sta certamente mettendo in crisi tutto il settore pubblico, quindi noi vediamo che comunque la situazione continua a peggiorare. Chiaramente l'uscita dall'euro poi magari sarà un fenomeno inevitabile, quindi io non è che la escludo, però diciamo come obiettivo strategico in questo momento preferisco concentrarmi su altre soluzioni che possono essere più a portata di mano, potrebbero, se attuate nel modo giusto, potrebbero veramente riuscire a risollevare la situazione. Questo è, diciamo, la mia convinzione personale, e quindi penso che questa potrebbe essere una strada, insomma, da tenere in considerazione. Grazie. Buongiorno a tutti, scusate la voce, ma innanzitutto la premessa che faccio è che ovviamente parlo a titolo personale, e io lavoro da una ventina d'anni in Banca Italia, mi occupo di vigilanza, insegno economia monetaria all'università, ma ovviamente parlo a titolo personale. Ora, quando si discute del tema dell'euro, il punto di partenza, quello che cercherò di dire qui, è che l'euro ovviamente è inserito in tutta una serie di istituzioni, diciamo così, economiche, finanziarie, eccetera, e quindi è come se fosse la tessera di un mosaico, e non è pensabile, diciamo, questa tessera al di fuori del mosaico che l'ha generata, diciamo così. Innanzitutto bisogna partire da dimensioni, per così dire, strutturali, cioè alcuni aspetti fondamentali del funzionamento delle economie moderne vanno anche molto. Faccio un esempio, quella che viene definita di solito la finanziarizzazione dell'economia, cioè il peso enorme che le finanze, le banche hanno sull'economia, sono qualcosa che non riguardano l'euro, riguardano tutto il mondo. L'enorme disuguaglianza economica che si è sviluppata negli ultimi 20, 25, 30 anni, anche questo è qualcosa che va ovviamente molto al di là del tema dell'euro. Quella che viene definita di solito la catena del valore globale, cioè il fatto che le merci che noi acquistiamo tutti i giorni sono ormai il prodotto di lavorazioni che avvengono distribuite e articolate a livello mondiale, sono aspetti strutturali dell'economia che appunto riguardano paesi dentro l'euro, paesi fuori l'euro, il Canada, l'Australia, l'Inghilterra, la Polonia, eccetera, anche al di fuori dell'eurozona. E questi, diciamo, sono gli aspetti con cui comunque dobbiamo fare i conti per la discussione che stiamo facendo. Il primo punto che toccherei è questo: molto spesso nell'analisi dell'uscita dell'euro, chi in generale, diciamo, tende a favorire l'uscita dell'euro ha una, diciamo, utilizza l'argomento che tutto sommato sarebbe abbastanza facile, no, uscire dall'euro. Il mio punto è questo: il tema non è la facilità dell'uscita, il tema è solo la necessità. Se uno ritiene che sia necessario uscire dall'euro, quello che ci vuole, diciamo, ci vuole. Dire che è opportuno, diciamo così, perché è facile, non è il tema. Mi vengono in mente episodi storici, diciamo, molto importanti in cui la situazione non era certo facile e chi è intervenuto non si diceva, diciamo, che la situazione era facile, ma lo riteneva necessario, diciamo così, no? Quindi il punto fondamentale non è quello, e la discussione, secondo me, non deve partire o concentrarsi su questi aspetti. E questo mi porta ovviamente al secondo punto, che è come stimare le difficoltà dell'uscita dall'euro. Ora, di recente sul Sole 24 Ore sono usciti diversi articoli, diciamo, di orientamenti molto diversi su questo tema.
che cercano di dare una, diciamo, degli argomenti su questi aspetti. A mio modo di vedere, un'analisi, chiamiamola statistica econometrica, cioè in cui uno cerca di stimare le difficoltà sulla base di esempi storici del passato, o un'analisi puramente legale, diciamo, cioè quello che dicono i trattati, eccetera, ci possono dare alcuni punti di riferimento, ma nella sostanza non ci dicono molto. Perché? Perché il tema ovviamente è politico. L'uscita dall'euro è un evento politico e avrà conseguenze sulla base dello sviluppo degli, diciamo, degli argomenti politici. E qui l'esempio che può essere fatto è proprio la Brexit. Le difficoltà o le non difficoltà che il Regno Unito sta vivendo adesso, collegate appunto all'uscita dall'Unione Europea, non dipendono dall'elasticità del consumo dei beni tedeschi da parte degli inglesi, dipendono dai trattati, diciamo, dagli accordi, dalle discussioni che avvengono fra gli inglesi e l'Europa. E quello è il punto, no? E non c'è nulla dal punto di vista, diciamo, economico che ti possa dire di per sé che cosa succede, perché il tema è la discussione, ovviamente, che ha un sottostante economico, ma che riguarda poi la discussione politica è quello che succede. Quindi da questo punto di vista si tratta di un negoziato politico, ovviamente. I negoziati politici hanno, diciamo, le loro ragioni. Poi è chiaro che uno, quando va al tavolo del negoziato, se ha degli argomenti forti, diciamo, può comunque dire delle cose diverse. Sicuramente questa è una cosa importante. Le modalità di uscita dall'euro avrebbero delle conseguenze diverse, quindi sarebbe, diciamo, l'uscita dall'euro avvantaggerebbe o verrebbe pagata da, come possiamo dire, segmenti diversi dell'economia, da persone diverse, diciamo così. Quindi è chiaro che anche questo, l'uscita dall'euro non è qualcosa di, diciamo così, neutrale, cioè non è che uscire dall'euro in un modo o nell'altro, diciamo, è neutrale rispetto alle conseguenze che appunto questo ha, per esempio, su chi ne paga poi le conseguenze. Quali scenari ci potrebbero essere, diciamo, quali potrebbero essere le possibilità da un punto di vista pratico? Quello più favorevole, ovviamente, dal nostro punto di vista, sarebbe tutti insieme, diciamo così. Cioè, se si fa una riunione dei ministri dell'Eurozona, un Ecofin, eccetera, in cui si dice l'euro non funziona e quindi torniamo, diciamo così, a una sorta di SME come c'era in precedenza. Cioè, un accordo che blocchi in qualche modo la, o coordini le politiche monetarie dei cambi dei vari paesi dell'euro, senza però una moneta unica, che era la situazione, diciamo, ante euro. Questa sarebbe la situazione più favorevole, perché non ci sarebbe, diciamo così, non ci sarebbero incentivi differenti, e quindi non ci sarebbe neanche una, tra virgolette, vendetta di alcuni paesi rispetto agli altri. Voi vedete che adesso nel dibattito che c'è sulla Brexit, a volte l'atteggiamento che hanno le autorità dell'Unione Europea verso l'Inghilterra sembrano un po' quelle di una persona che è stata lasciata, no, dal suo fidanzato o dalla sua fidanzata, che dice: ah, te la faccio pagare, adesso mi devi dare l'anello, la macchina, che fa un po' ridere, sinceramente, perché dice: adesso ci dovete ridare 80 miliardi, 100 miliardi. Ora, chiaramente, questa cosa qui, se l'euro finisse consensualmente per tutti, ovviamente non ci sarebbe, quello sarebbe lo scenario, diciamo, più favorevole. Un secondo scenario sarebbe quello che negli ultimi mesi, fra l'altro, è stato anche tirato fuori in qualche modo, della cosiddetta euro di serie A e l'euro di serie B, no? Noi, i paesi che poi, insomma, di serie A e di serie B vorrebbe dire essenzialmente, attraverso un parallelo come piuttosto ovvio, per cui sarebbe un euro del nord Europa a trazione tedesca, essenzialmente, e un euro del sud Europa, diciamo, un euro del Mediterraneo, diciamo così. La Francia forse sarebbe un po' ibrida, non si saprebbe bene in quale dei due sistemi collocarla. E il che ovviamente darebbe una certa flessibilità, forse maggiore, ai paesi del Mediterraneo, ma per quello che dirò dopo non sarebbe alla fine una soluzione strutturale, rimanderebbe solo alcuni problemi. La terza modalità è ovviamente che l'Italia comunica all'Eurozona che vuole uscire dall'euro. Fra l'altro, paradossalmente, uscire dall'euro non è stato contemplato dai trattati, mentre uscire dall'Unione Europea sì, che è un po' paradossale se ci pensate, ma funziona così. Dopodiché è chiaro che, come dicevo prima, il punto fondamentale è che uscire o rimanere dentro l'euro, quindi l'euro o il non euro, non sono qualcosa che si può scollegare da tutto il resto, per cui bisogna andare a vedere il mosaico, diciamo, entro cui è inserito l'euro e che cosa non funziona, che cosa funziona. Per esempio, la questione della libera circolazione di merci e di persone ovviamente è un aiuto enorme.
cioè a parte il fatto pratico, posso andare in vacanza in Spagna senza dover cambiare i soldi, senza passaporto, eccetera, ma il punto fondamentale è che il fatto che le imprese di un paese dell'Europa possano utilizzare, diciamo, tutta l'Europa come fosse un mercato unico, ovviamente questo è assolutamente positivo. E peraltro non è qualcosa che è strettamente legato all'euro, anzi, come sapete, quello che doveva essere, e poi purtroppo non è stato, un punto di forza dell'idea d'Europa, era proprio che l'Europa era fatta, per così dire, a cerchi concentrici, no? C'è l'Eurozona, poi c'è l'Unione Europea, poi c'è l'area di libero scambio, no? E a seconda di dove uno si doveva o si voleva situare, diciamo così, in questo cerchio concentrico, aveva obblighi e diritti diversi, no? Per cui ci sono paesi che non fanno parte dell'Unione Europea e quindi ovviamente neanche dell'area dell'euro, ma che fanno parte di un'area di libero scambio dell'Europa, per esempio la Svizzera, alcuni paesi scandinavi, l'Islanda, eccetera, e perché ovviamente questa cosa è considerata buona, e sicuramente lo è, senz'altro, dazi doganali, il protezionismo economico, non, soprattutto in questa fase in cui appunto prevale una catena di produzione globale e le merci sono distribuite da un punto di vista dell'articolazione del processo produttivo a livello mondiale, il protezionismo fa assolutamente ridere, perché tu nei fatti diventi protezionista delle tue stesse merci, no? Che in parte vengono prodotte da fuori e importate, eccetera. Allo stesso modo, il coordinamento delle politiche monetarie è qualcosa di positivo, perché soprattutto durante le crisi, come abbiamo visto nel 2008, il coordinamento monetario è necessario, cioè l'idea che ogni paese faccia fronte, tra virgolette, da solo ai mercati, in questa fase in cui i mercati sono enormemente più forti degli stati, è una follia. Quindi questa è un'altra cosa positiva, diciamo, che uno cerca di tenere. Allo stesso tempo, invece, ci sono delle cose ovviamente negative che non funzionano. Allora, il punto fondamentale è questo. Partiamo innanzitutto da qual è il mosaico, appunto, entro cui è inserito l'euro. E qui bisogna partire dall'origine, diciamo così. E l'origine essenzialmente è il Trattato di Maastricht, perché l'Unione Europea, diciamo, agli origini, cioè anni 50, eccetera, eccetera, è stata pensata ovviamente per ragioni essenzialmente geopolitiche. Quello era lo scopo, no? Cioè mettere insieme paesi che si erano scannati fino al giorno prima e distrutti in guerre sanguinose per qualche secolo, perché c'era un nemico che era, diciamo, molto ritenuto molto più grave, e quindi bisognava mettere insieme Francia, Germania, Italia, eccetera, di fronte a questo pericolo, e quindi è stata fatta la cieca, eccetera, eccetera. Questo percorso è andato avanti, poi è nato lo SME, eccetera, eccetera. Da un punto di vista pratico, quel senso dell'Unione Europea, quel senso della comunità europea, è morto ovviamente nell'89, perché nell'89 è venuto meno, diciamo, la caduta del muro di Berlino, eccetera, e il mondo è cambiato. E molto onestamente, se vogliamo dire così, la Germania avrebbe voluto dire nell'89: amici miei, mi hanno ridato le chiavi di casa, per cui arrivederci, grazie. Voi continuate con l'Unione Europea bellissima che state facendo, faremo accordi di libero scambio fra, diciamo, la mia nuova area europea, quindi la Polonia, la Cecoslovacchia, la Germania dell'Est, eccetera, l'Austria, eccetera, la Finlandia, e faremo un accordo con la Comunità Europea per fare un'area di libero scambio, coordinare le politiche monetarie, eccetera. Questo non è stato fatto, e da lì in poi tutto quello che ne è venuto sono state conseguenze di quello. Nel 92, come sapete, ci fu un attacco valutario alla sterlina e alla lira che furono buttate fuori dallo SME. Questo attacco valutario però non è che veniva dal nulla, veniva dal fatto che la Germania, per unificare la Germania dell'Est col cambio 1-1, fece delle scelte di politica monetaria disastrose per l'Italia, l'Inghilterra e altri paesi dell'Unione Europea, infatti scaricò su di noi, diciamo, e su altri paesi questo, e quando queste conseguenze arrivarono ai mercati, che i mercati nei fatti non fanno altro che registrare le incoerenze della politica degli stati e te la fanno pagare con gli interessi, l'accordo che avevano le banche centrali fra di loro, che era quello di aiutarsi, venne meno, per cui la Bank of England e la Banca Italia furono lasciate, diciamo, solo di fronte ai mercati, e ovviamente furono schiacciate, e ci fu l'uscita dell'Italia e dell'Inghilterra dallo SME. La conseguenza di questa ovviamente sarebbe dovuto essere: cerchiamo di cambiare le cose, invece fu il Trattato di Maastricht, che è un'impostazione della politica economica che poi la troviamo pari pari aggravata in tutto quello che è venuto dopo. Il Trattato di Maastricht cosa ti dice? Il problema della politica economica moderna è il debito pubblico. Quello è il pericolo, tutto il resto va bene. Questa è l'essenza del Trattato di Maastricht, no? Per cui tutto quello che è venuto dopo il Trattato di Maastricht ha costruito su quell'idea. Il Trattato di Lisbona, il Trattato di Stabilità
eccetera, eccetera. Il fiscal compact ovviamente che è una cosa che aggrava enormemente il funzionamento generale, ma l'idea di fondo è sempre quella. Tant'è vero che i parametri di funzionamento del trattato di Maastricht sono tutti orientati al debito pubblico, ok? Nel trattato di Maastricht non si parla di disoccupazione, non si parla di diritti sociali, non si parla di debito privato. Dopodiché nel mondo cosa è successo? Nel mondo, soprattutto a partire dagli anni 90 in poi, noi abbiamo avuto ogni 2 anni circa una crisi finanziaria privata, cioè del debito privato, piuttosto gravi, a partire dal 98 soprattutto in poi, che poi è sfociata, diciamo, nel collasso del 2008. Questo crollo pauroso che riguardava ovviamente il sistema finanziario privato, quindi il debito privato, che, ripeto, nell'impostazione dell'Unione Europea, del Trattato di Maastricht, non esiste, non è un problema, ha causato poi a cascata enormi problemi al debito pubblico, ovviamente. Perché per fare fronte alla crisi del 2008, le banche centrali e gli stati hanno dovuto mettere mano al portafoglio, e parliamo di cifre, diciamo, colossali, cioè decine e centinaia e migliaia di miliardi di dollari o di euro, di sterlino, quello che è. Okay? Quindi è chiaro che dopo il 2008-2009 tutta la politica monetaria e fiscale è ipotecata per almeno una generazione. Cioè non adesso, al di là, diciamo così, del trattato di Maastricht, della politica fiscale coordinata europea, noi comunque abbiamo le mani legate perché i soldi ce li siamo già spesi. E ripeto, non abbiamo speso i soldi di una finanziaria, abbiamo speso i soldi di almeno una generazione per salvare, diciamo, il sistema finanziario. Per quanto riguarda l'Unione Europea, dal 2008 al 2011 è stato utilizzato circa il 35% del PIL, okay, per stabilizzare le banche. Quindi queste sono le cifre, non lo 0,2 o 0,3 del deficit, okay? Parliamo di cifre di un'altra dimensione. Questa è la situazione. Ora, è chiaro che quindi un'Unione Europea che aveva già alle sue basi un'idea, un'impostazione di politica economica sbagliata, dove appunto il pericolo viene dal debito pubblico, il debito privato, l'economia tra virgolette in generale sarebbe stabile per i fatti suoi, non ha funzionato e adesso, diciamo così, ne paghiamo le conseguenze. Quindi è chiaro che tutta questa mosaico, chiamiamolo così, al suo interno c'ha il suo pezzettino che è l'euro. Quindi quando discutiamo di uscire dall'euro o di rimanere nell'euro, dobbiamo considerare questo. Rimanere nell'euro significa purtroppo prendersi tutto, ok? Non possiamo prenderci soltanto le cose buone, purtroppo l'euro funziona così. E uscire dall'euro significa smantellare tutto, perché se noi usciamo dall'euro ma manteniamo il trattato di Maastricht, manteniamo i parametri sulla base della quale funziona così, manteniamo il fiscal compact sono circa 80 miliardi l'anno, okay? Cioè noi dobbiamo tagliare la spesa pubblica di 80 miliardi ogni anno per 20 anni, questo dice il fiscal compact, non so dove li troviamo, comunque così dice. Quindi se noi non cambiamo tutta questa impostazione, uscire dall'euro appunto è, si può dire che è praticamente inutile, e la dimostrazione di questo è che nei paesi in cui non c'è l'euro non è che c'è stata meno austerity, okay? Cioè non è che i paesi fuori dall'euro spendono e spandono, anche lì c'è stata l'austerity con modalità ovviamente differenti sulla base del fatto che comunque magari hanno maggiore flessibilità monetaria, chi ce l'ha, non tutti ovviamente, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista l'analisi che va fatta è un'analisi complessiva, cioè di funzionamento, diciamo, delle politiche economiche dei paesi, compresa ovviamente anche poi la politica monetaria, che non è da poco. E l'ultimo pezzo è quello che riguarda specificamente le banche, perché è chiaro che da un punto di vista pratico, fra l'altro, piccolo inciso, il fiscal compact cambia anche le regole di ridenominazione del debito pubblico. Quindi 10 anni fa l'Italia avrebbe potuto dire, io esco, diciamo 8 anni fa l'Italia avrebbe potuto dire, io esco dall'euro, automaticamente ridenomino il mio debito pubblico, mi dispiace per gli investitori istituzionali esteri che mantengono forse boh, il 30-25% del nostro debito pubblico, io lo ridenomino in lire e vi prendete le lire. Era legale, adesso è illegale, almeno per il debito pubblico, diciamo, emesso successivamente a fiscal compact. Quindi questa cosa qua creerebbe comunque ulteriori problemi. Comunque sì, è chiaro che da un punto di vista pratico l'uscita dell'euro a catena si porta dietro delle cose. Per esempio, ripeto, il sistema bancario italiano ha, non so, 300-400 miliardi di debito, diciamo di circa di debito pubblico. La ridenominazione di questi titoli inevitabilmente comporta il fallimento di tutte queste banche. Quindi queste banche vanno nazionalizzate necessariamente, oppure vanno ricapitalizzate a spese dello Stato. Comunque, insomma, va fatta qualcosa di questo tipo. E lo stesso, diciamo, riguarda tutte le altre regole europee. Quindi l'uscita dall'euro comporta tutte queste, come possiamo dire, rotture di meccanismi adesso vietati
perché adesso per esempio sarebbe vietato ricapitalizzare le banche con soldi pubblici, anche se altri paesi ovviamente lo hanno fatto prima dell'ingresso della direttiva sul bail-in eccetera. Quindi comporterebbe tutta una serie di conseguenze che, ripeto, non sto dicendo che la cosa sia sbagliata, sto solo dicendo che bisogna prevederle adesso, perché l'uscita dall'euro è inevitabile, che comporterebbe, diciamo, tutte queste cose che per quanto mi riguarda, fra l'altro, non sono neanche negative. Per esempio anche la questione del debito pubblico, è un falso storico che il debito pubblico in Italia serva a pagare servizi dello Stato. Lo Stato italiano è l'unico Stato, forse europeo, grande almeno, che è in avanzo strutturale da sempre. E il problema fondamentale è che, tolte quando ci sono ovviamente crisi paurose, ma quello riguarda tutti gli Stati, ci sono Stati europei che sono entrati nella crisi con un rapporto debito-PIL del 20-30%, adesso ce l'hanno alto momenti come noi, quindi il problema è stato molto aggravato ovviamente dalla crisi. Ma in generale il debito pubblico italiano è come se fosse una pianta che si autoalimenta. Cioè sta lì in un angolo, lo Stato emette, incassa, diciamo, e riemette. Quindi il debito pubblico essenzialmente italiano viene rinnovato anno dopo anno, a volte di più, a volte di meno, dipende dalla crisi, ma sta lì da 20 anni. E siccome la stragrande maggioranza del debito pubblico italiano è in mano a una piccolissima parte della popolazione italiana in generale, è chiaro che uno potrebbe dire: vale la pena che noi per 25 anni abbiamo pagato l'equivalente del PIL italiano a questa gente senza nessun, diciamo, motivo? Allora magari uno potrebbe dire: io tratto il debito pubblico italiano come tratto i depositi delle banche, no? Voi sapete che i depositi delle banche sono assicurati dallo Stato fino a 100.000 euro. Se voi avete 100.000 euro in banca, qualunque cosa succeda lo Stato ve li ridà. Se voi ne avete 150.000, sui 50.000 che avanzano bisogna vedere. Nei fatti poi nessun depositante italiano ha mai perso una lira, però teoricamente non sono assicurati. Uno potrebbe fare lo stesso ragionamento sul debito pubblico, quindi potrebbe dire: io ripago 100.000 euro di debito pubblico, dal 100.000 e un euro in poi Dio vede e provvede. Diciamo così che in generale l'analisi che uno può fare del debito pubblico, delle politiche economiche in genere, appunto va molto oltre l'aspetto ovviamente dell'euro. Come sapete, l'ultimo pezzo, diciamo così, dell'architettura europea che è stata creata è l'unione bancaria, quindi l'unificazione della vigilanza bancaria a livello europeo e nei fatti la riconduzione a livello europeo del funzionamento delle banche, che da un punto di vista pratico è già così, perché ovviamente da un punto di vista dei sistemi di pagamenti c'è già il sistema Target 2, quindi le banche si regolano già attraverso questi sistemi paneuropei eccetera eccetera. Questa cosa qui ovviamente in generale riduce ulteriormente gli spazi di margine di manovra dei paesi, dei singoli paesi, perché non hanno neanche possibilità di usare la leva, diciamo, del sistema bancario, che nei fatti gli viene tolta, ed è una potente spinta all'unificazione, alla concentrazione del sistema bancario a livello europeo, no? Perché è chiaro che io unifico le regole per facilitare le fusioni delle banche, questa è un po' l'idea. Ora, anche qui dietro c'è un'idea, secondo me, sbagliata, o una comprensione sbagliata della crisi. Uno dei punti fondamentali della crisi del 2008 è stata proprio la dimensione delle banche. Ci sono delle banche che hanno ormai delle dimensioni tali che sono semplicemente impossibili da, non dico vigilare, ma anche semplicemente da gestire. Cioè sono come dei mostri enormi a cui nessuno può dire niente. Diciamo, questa cosa qui negli Stati Uniti è assolutamente ovvia, ma in parte è così anche in Europa, perché anche in Europa ci sono delle banche che rispetto al singolo paese hanno ormai delle dimensioni enormi. In molti paesi europei le banche più grandi sono più grosse del PIL del paese che le ospita. Quindi è ovvio che nei rapporti di forza, no? Quando tu porti a spasso un cane, se il cane pesa 20 kg lo porti a spasso tu, ma se ne pesa 200 è lui che porta a spasso te, no? Quindi è chiaro che paesi che hanno al loro interno banche che sono molto più grosse di loro, nessuno crede che sia lo Stato a vigilarle o che sia lo Stato a controllarle, no? Perché non sta né in cielo né in terra. Sì. Quindi da questo punto di vista il problema è che anche qui si è andati in una direzione, secondo me, sbagliata, proprio perché la comprensione di quello che è successo durante la crisi era errata. Quindi, ricapitolando, il punto fondamentale è l'uscita o la non uscita dell'euro ci deve, secondo me, portare, o deve essere basata, su un'analisi appunto complessiva dei fenomeni, diciamo, della struttura complessiva dell'economia di adesso, perché è da questa analisi che poi uno
può immaginare i giusti scenari, diciamo, anche poi per l'uscita. Cioè, io ho una comprensione di come funziona l'economia e quindi di quello che devo fare dal giorno dopo in cui sono uscito dall'euro. Questa è un po' l'idea, il messaggio chiave. Grazie. Sì, grazie. Innanzitutto ringrazio Roberto e Abruzzo Web per l'invito a questo convegno. Per l'invito a questo convegno, anche se abbiamo fatto una levataccia, però ne vale sempre la pena, perché ogni ora, ogni giorno che passa emerge in maniera preponderante la necessità di sviluppare in maniera approfondita un dibattito su questa tematica. Io personalmente credo che volenti o nolenti, anche guardando un po' alla storia non solo dell'Italia ma di altre esperienze di sistemi a cambi fissi simili, anche se l'Eurozona è un sistema a cambi fissi unico, quindi un esperimento che non ha eguali in tutta la storia, però credo che guardandoci indietro e guardando la situazione attuale, volenti o nolenti, dovremmo fare i conti con la rottura di questo sistema. Quindi è molto importante parlarne, è molto importante tenere il dibattito, purtroppo questo è molto difficile soprattutto quando si va sul piano politico, fuori dalla tifoseria, parlare di elementi concreti e di prospettive concrete. E ho apprezzato molto i due interventi dei relatori che mi hanno preceduto, e soprattutto due punti che ha sollevato nel suo intervento il dottor Esposito. Cioè, il primo punto fondamentale: l'euro in sé non è solo una moneta, ma è un elemento, un architrave, la punta dell'iceberg di un sistema di sviluppo socio-economico che noi in Italia e in Europa, diciamo sul finire degli anni 70, abbiamo iniziato a costruire. Cioè c'è stato un cambiamento, c'è stato il ripristino di un sistema che purtroppo aveva già fallito e aveva portato a eventi catastrofici come le due guerre mondiali e con tutto quello che ne è succeduto. Quindi il tema fondamentale è capire che l'uscita dall'euro non è e non deve essere trattata come un fine, ma l'uscita dall'euro è un mezzo, cioè è un mezzo che ci permette, ci dovrebbe permettere di riprendere in mano a livello di Stato, a livello di Paese, certe leve che oggi noi deleghiamo ad altre istituzioni o su cui non abbiamo il pieno controllo, per costruire un sistema di sviluppo socio-economico per il nostro Paese diverso che abbiamo vissuto in questi anni e diverso da quello che sottointendono i trattati europei. E credo anche con l'esempio sul debito pubblico faceva un'altra considerazione, cioè almeno questo è come poi l'ho intesa io e come vedo il sistema di sviluppo socio-economico in cui noi stiamo vivendo oggi. Cioè questo sistema di cui, ripeto, l'euro è un architrave, ma di cui ci sono altri elementi molto importanti, come ad esempio l'indipendenza della banca centrale o la completa e la progressiva liberalizzazione della finanza, la deregolamentazione finanziaria e la libertà dei movimenti di capitali, sono degli strumenti che hanno permesso, credo, una delle più grandi redistribuzioni del reddito nella storia. L'esempio sul debito pubblico era chiaro: pochi grandi investitori che hanno in mano il debito pubblico italiano e che negli anni si sono garantiti l'auto interessi sul debito pubblico italiano. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato italiano, proprio guardando i numeri, uno degli stati più virtuosi al mondo a livello di gestione del bilancio primario, ha dovuto comprimere la spesa pubblica, quindi i servizi ai cittadini, quindi aumentare le tasse, ridurre i servizi per pagare gli interessi sul debito pubblico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la ricchezza si è trasferita dai cittadini a le grandi istituzioni finanziarie, che sono poi quelle che hanno in mano grande parte del debito pubblico. Quindi ovviamente se chi propone l'uscita dall'euro non ha un piano
di cambiamento del modello di sviluppo socio-economico, è chiaro che l'uscita dall'euro ci può servire a poco, diventa un mezzo fine a se stesso. Ripeto, a mio avviso l'uscita dall'euro non è un fine, ma deve essere un mezzo che ci permette di cambiare traccia, ci permette non solo di dare prospettive migliori per il futuro del nostro paese, ma non solo del nostro paese, di tutta l'Europa come io la intendo, e qui è sempre fondamentale a mio avviso fare una distinzione tra Europa e Unione Europea, ricordiamoci che sono cose completamente differenti, sono due concetti differenti, e credo sia fondamentale dare questa prospettiva da un punto di vista concreto. Perché? Perché oggi noi viviamo all'interno di un sistema che per 30 anni ha operato una sorta di lavaggio del cervello mediatico, facendoci pensare che i problemi stessero da una parte, nascondendo in realtà, ripeto, questo grande trasferimento di ricchezza. E quindi oggi è molto difficile contrastare questa retorica, cioè oggi il pensiero comune dei cittadini, non solo italiani, ma anche europei, è dare l'Unione Europea e l'euro come dei dati di fatto, cioè ogni analisi delle prospettive future del nostro paese deve partire per forza dall'Unione Europea e dall'euro. Il compito, credo, della politica oggi, ma soprattutto di chi propone una rottura di questo sistema, è proprio quello di dare un'alternativa, quindi di contrastare il there is no alternative, cioè non c'è nessuna alternativa, questo è un dato di fatto, proponendo un altro progetto. E credo che la storia dimostri che ci possono essere esperienze di cooperazione tra paesi, tra stati in azione, che possono dare risultati migliori di quello che ha dato l'Unione Europea o l'Eurozona. Se vi ricordate, soprattutto la discussione durante la stesura e l'approvazione del Trattato di Maastricht, quello che leggevamo sui giornali, o diciamo il messaggio che veniva veicolato dai media a tutti i popoli europei, era quello che con la moneta unica e con Maastricht ci sarebbe stata una convergenza tra le economie partecipanti appunto a questo sistema, si sarebbe sviluppato in maniera ancora più preponderante il mercato unico, si sarebbero incrementati gli scambi commerciali e quindi ci sarebbe stata più ricchezza per tutti. L'evidenza empirica dimostra che soprattutto sui principali indicatori macroeconomici questa convergenza alla fine non c'è stata, soprattutto nei livelli di reddito, ovviamente non solo tra paesi differenti ma all'interno degli stessi paesi. Lo diceva prima il dottor Esposito, uno dei più grandi problemi che diciamo le economie moderne hanno vissuto negli ultimi 30 anni è l'aumento delle disuguaglianze tra diciamo le fasce povere o diciamo la classe media della popolazione e le fasce molto ricche, cioè all'interno di questo sistema di cui proprio l'euro è un architrave, i ricchi sono sempre di meno e sempre più ricchi e i poveri sono sempre di più e sempre più poveri, cioè c'è stata una distruzione addirittura della classe media, come stiamo vedendo in questi ultimi anni. E se si guarda uno degli indicatori principali di questa disuguaglianza, che è l'indice di Gini, si può scoprire che nei paesi che noi consideriamo più virtuosi questo indice negli ultimi anni è aumentato in maniera sensibilmente superiore rispetto agli altri paesi. Sto parlando ad esempio della Germania dentro l'Eurozona, in cui queste disuguaglianze sono aumentate in maniera più veloce rispetto agli altri paesi dell'Unione e dell'Euro, o ad esempio negli Stati Uniti, dove non esiste un sistema a cambi fissi con altri paesi, quindi non si vivono certe problematiche che viviamo nell'Eurozona, ma dove il modello di sviluppo socio-economico è esattamente molto similare a quello che utilizziamo noi all'interno dell'Unione Europea. È vero, anche i paesi
che non hanno utilizzato e che non hanno la moneta unica hanno vissuto dei problemi. Abbiamo vissuto una delle più grandi crisi della storia nel 2008, causata proprio da una mancata gestione, un mancato controllo sul sistema finanziario successivamente sui movimenti di capitale. Però la differenza, diciamo, si vede. Tutti i paesi hanno sofferto davanti a una crisi mondiale. L'Eurozona oggi rimane, diciamo, quell'aggregato di paesi sviluppati che ancora non ha ripreso e non si è ripresa da questa grande crisi mondiale. Diciamo, tutti gli altri paesi con più o meno fatica sono riusciti a mettere in campo degli strumenti che hanno riportato più o meno velocemente le economie e i livelli di reddito ai livelli pre-crisi. Nell'Eurozona, a livello aggregato, facciamo fatica ancora a arrivare. A livello di singoli paesi, addirittura gli ultimi report di Standard & Poor's parlano di 10 anni, dovremo attendere ancora noi in Italia prima di recuperare i livelli di crescita e di reddito che abbiamo perso. Addirittura il livello di PIL pro capite in Italia è ai livelli della fine degli anni 90, quindi diciamo un ventennio quasi di crescita e di benessere perso. Ovviamente, dicevo, esistono dei sistemi differenti di cooperazione, non, ad esempio non è scritto da nessuna parte che per avere un mercato unico che funzioni bene serva una moneta unica. Di fatto gli incrementi degli scambi commerciali all'interno dell'Eurozona, se li confrontiamo prima e dopo Eurozona, sono stati irrisori. Cioè la moneta unica all'interno di un mercato unico che non era comunque completo e non è completo neanche oggi all'interno dell'Unione Europea e dell'Eurozona, adottare una moneta unica non ha stimolato in maniera preponderante gli scambi commerciali tra i paesi appartenenti a questo sistema. Quindi uno dei grandi vantaggi che ci avevano prospettato con l'adesione dell'euro non si è verificato, ma abbiamo detto prima che non si è verificata nemmeno quella convergenza. Guardate ad esempio i differenziali di inflazione, quindi l'andamento dei prezzi, che poi sono stati uno dei grandi problemi che hanno causato la crisi del sistema dell'Eurozona. Anche lì ci doveva essere una convergenza quasi perfetta nell'andamento dei prezzi all'interno dell'Eurozona. Quello che abbiamo vissuto è una non convergenza. Sicuramente i tassi di inflazione, ma anche prima dell'euro, si sono stabilizzati e diciamo i gap di livello di prezzi, dell'andamento dei prezzi si sono chiusi man mano con l'andare degli anni, diciamo dall'inizio degli anni 90 fino ad oggi. Però ad esempio il differenziale di inflazione medio tra Italia e Germania dal 1999, anno di nascita dell'euro, al 2011 rimangono dello 0,7-0,8% annuo. Se voi moltiplicate questa cifra per 12 anni in un sistema di cambi fissi, è chiaro che si crea un gap di competitività che poi crea quelle situazioni di squilibrio esterno che poi arrivano con uno shock esterno a una rottura. Diciamo, si leva la coperta, si scopre il problema, il sistema finanziario si congela, il sistema del credito si congela e viviamo poi la situazione drammatica che abbiamo visto nel 2011. Oggi all'interno dell'Eurozona viviamo delle incongruenze e delle questioni di non senso economico che sono imbarazzanti. E la cosa più imbarazzante è che, stando, vi racconto un po' della mia esperienza al Parlamento europeo, ci si accorge di come queste persone, i rappresentanti delle istituzioni, tante volte ci dicano in faccia di come è astruso il nostro sistema. Il debito pubblico non è stato la causa della crisi, lo diceva prima il dottor Esposito, ma insomma chi ha seguito un po' il dibattito negli ultimi 6-7 anni lo ha già capito, lo ha già imparato.
È arrivato nel 2013 a dircelo addirittura il vicepresidente della Banca Centrale Europea, Victor Constancio, che la crisi dell'Eurozona non era stata causata da alti livelli di debito pubblico, ma da alti livelli di debito privato, soprattutto estero, favoriti dal sistema dell'Eurozona. E ultimamente è arrivato anche un altro eminente esponente della Banca Centrale Europea, uno dei membri del comitato esecutivo, Benoît Cœuré, che a novembre, il 3 novembre del 2016, in uno dei suoi discorsi, sapete che la Banca Centrale Europea è obbligata a pubblicare il transcript dei discorsi dei suoi dirigenti più alti pubblicamente. In uno di questi discorsi, proprio sapete che il dibattito sulla rischiosità dei titoli di Stato oggi è uno dei dibattiti più discussi in Europa. In questo discorso, che potete trovare facilmente anche sul sito della Banca Centrale Europea, Cœuré ammette che in un sistema normale il debito pubblico non è mai un problema, ma lo diventa in un sistema come quello dell'Eurozona, dove ci siamo dati delle regole che fanno sì che il debito pubblico diventi un problema che deve essere gestito. Si parlava prima dell'unione bancaria. L'unione bancaria, per come è stata concepita, è uno dei grandi esempi di fallimento oppure di riuscita, dipende da che punto di vista lo si guardi. Per me è un fallimento, per qualcun altro probabilmente è stato un processo riuscito dell'Eurozona e del progetto di questa Unione Europea. L'Unione Bancaria è esattamente un sistema di regole asimmetriche che evidenzia i problemi di alcuni sistemi. La crisi del 2008 ha dimostrato che il sistema bancario italiano sì ha dei problemi storici, ma diciamo ha retto alla crisi americana, alla crisi finanziaria, in maniera più forte rispetto ad altri sistemi, e le cifre sugli aiuti ai sistemi bancari dati dai vari governi, non solo dell'Eurozona ma anche di altri grandi paesi del mondo, dimostra che il sistema italiano era un sistema abbastanza sano. Il sistema italiano soffre perché soffre il sistema Italia. Ovviamente ci sono dei problemi nella gestione delle banche italiane, ma il problema dei non performing loans, dei crediti deteriorati, è un problema strettamente connesso al ciclo economico. Cioè, se un'economia va male, se le aziende chiudono, se i dipendenti vengono licenziati, quindi le famiglie perdono reddito, è ovvio che il sistema bancario ne soffre, perché le famiglie non ripagano più i mutui, perché le imprese chiudono, non ripagano più i prestiti, perché anche le grandi aziende falliscono e quindi lasciano dei buchi all'interno dei bilanci delle banche. Ora, per farvi capire l'incongruenza di questo sistema, secondo la vigilanza europea, una banca come Intesa San Paolo, che più o meno ha l'80%, il 70-80% dei suoi asset dedicati a un'attività di banca tradizionale e il 20% dedicati, diciamo, a un'attività più rischiosa di trading e derivati, quindi attività di mercato, per la vigilanza europea è una banca molto più rischiosa rispetto a una Deutsche Bank, che ha esattamente un rapporto contrario: circa il 70-80% dei suoi asset, quindi del totale attivo dedicato a derivati, ad attività di mercato altamente volatili, altamente rischiose e di difficile valutazione, perché in molti casi strumenti illiquidi, quindi che non hanno un prezzo che si può stabilire dall'andamento del mercato, e il 20% solo ad attività. È chiaro che se tu crei un sistema di regole per le quali il problema è il rischio di credito e non il rischio legale o il rischio di mercato, è ovvio che il sistema Italia, il sistema bancario italiano, entra in crisi e viene messo sotto la lente di ingrandimento, ed è ovvio che, essendo il sistema bancario una delle nervature principali di un'economia, anche il sistema economico italiano va in crisi. Oggi purtroppo io mi trovo a dire settimana dopo settimana che i salvataggi, le ciambelle di salvataggio messe in campo con fatica dai vari governi, non salveranno il sistema bancario italiano se rimaniamo in questa situazione. L'abbiamo visto
con le varie GAX, i vari provvedimenti di sostegno alle banche fatti dal governo, l'ultimo piano da 20 miliardi di euro di aiuti. Purtroppo il problema è molto più grande e se lo si vuole risolvere, purtroppo lo si può fare in questo sistema solo in maniera traumatica. È ovvio che quando la Banca Centrale Europea mi dice tu hai 3 mesi per vendere 27 miliardi di euro di valore nominale dei tuoi crediti deteriorati, è ovvio che dall'altra parte tu hai un mercato, legge della domanda e dell'offerta, sa che tu devi vendere velocemente perché te l'ha imposto un'autorità e l'acqua alla gola e quella roba non vale più niente. E quindi è chiaro che i prezzi che si spuntano sono molto bassi e i buchi nei bilanci delle banche diventano sempre più grandi. Quindi io, per usare un eufemismo, dubito che questi 20 miliardi bastino per mettere in sicurezza in questo sistema il sistema bancario italiano. Questo per farvi capire, per chiudere il discorso, 3 concetti a mio avviso fondamentali. Il primo, il problema del sistema dell'Unione Europea e del sistema dell'Eurozona, chiamiamolo il sistema dei trattati, il modello socio-economico che è scritto a chiare lettere all'interno dei trattati, di cui l'euro è un architrave, è un sistema che ha 2 problemi principali. Uno è quello di sostenibilità tecnica economica, e qui io non sono un economista, però ci sono, diciamo, svariati decenni di letteratura scientifica e ormai nel 2017 anche 18 anni di evidenza empirica che dal punto di vista tecnico-economico questo progetto non è sostenibile. Ma dall'altra parte, e qui parlo da politico, la cosa ancora più grave è che questo sistema è un problema anche dal punto di vista della democrazia, e questo è un problema ancora più grave. La gestione, e l'abbiamo visto soprattutto nella gestione delle crisi, nella gestione ad esempio dei piani di salvataggio e aiuto alla Grecia, dimostra come questo sistema sia altamente incompatibile con la democrazia. Cioè la gestione della crisi greca è stata fatta da un ente che dovrebbe essere un'istituzione tecnica, ma che ha preso decisioni politiche, la Banca Centrale Europea, e da un ente informale che non è nemmeno regolato dai trattati, quindi non ci sono regole scritte sul processo decisionale di questo ente, che è l'Eurogruppo, cioè quell'insieme dei ministri delle finanze dell'Eurozona. È ovvio che se il primo problema forse in qualche modo si può risolvere e la palla si può buttare avanti ancora come stanno tentando di fare, credo che il problema politico e democratico sia veramente irrisolvibile, e per quello credo che arriveremo a un certo punto, io spero il prima possibile, che un sistema che strutturalmente provoca alta disoccupazione, deflazione dei prezzi o bassa inflazione e crescita stagnante sia politicamente insostenibile per qualsiasi forza politica. Cioè nessuna forza politica nel medio termine può reggere una situazione di malcontento montante causato appunto da mancanza di crescita, mancanza di lavoro e mancanza di prospettive per il futuro. Qual è, e qui chiudo, il progetto che dobbiamo mettere in piedi e su cui si deve lavorare in maniera preponderante? È un progetto che rimane di cooperazione tra gli Stati europei, ma nel rispetto delle proprie differenze. Oggi credo che le prospettive di crescita e di sviluppo dell'Europa siano più forti se noi cooperiamo su quelle tematiche dove c'è convergenza. Vi faccio un piccolo esempio e chiudo. Voi immaginate, chi lavora in team, quando dovete prendere una decisione fate una riunione e vi sedete tra 28 persone e dovete prendere una decisione. Ovviamente prendere una decisione è impossibile, lavorare e cooperare su tutto è impossibile, quindi a mio avviso si deve ripartire su dei punti concreti in pochi stati, in poche persone che hanno un obiettivo comune, e far ripartire la cooperazione europea da lì, ma nel rispetto della sovranità e delle differenze di ogni Stato. Alcuni piccoli punti concreti, anche per rispondere al punto interrogativo o diciamo ai temi sollevati dal professore Esposito, che a mio avviso deve avere un progetto credibile e alternativo per l'uscita dall'euro. Innanzitutto sicuramente il sistema di crediti
fiscali. È un sistema interessante, a mio avviso, per la gestione nell'immediato, quindi ovviamente avere una moneta parallela che permette di gestire in maniera ottimale la transizione tra l'euro e la lira sarebbe molto importante. Il secondo punto è una riforma della banca centrale, a quel punto italiana, quindi levare l'indipendenza, che a mio avviso è stato solo un trucco per levare dal controllo democratico un'istituzione che è politica, perché le decisioni sulla moneta sono decisioni politiche, e dall'altra parte una riforma globale del sistema finanziario che metta i paletti a questi cani da 200 chili di cui parlava il dottor Esposito. È ovvio che se tu hai un cane molto grosso, come è il caso di molte istituzioni finanziarie non solo in Italia ma nel mondo, devi avere un guinzaglio bello forte e molto, molto duro. Non dobbiamo aver paura di parlare di controlli sui movimenti di capitali, perché la liberazione dei movimenti di capitali è stata una di quelle regole che ha permesso il propagarsi e l'acutizzarsi della crisi. Non bisogna aver paura di parlare di regolamentazione ferrea delle banche, cioè di dire cosa possono fare e cosa non possono fare le banche, e non bisogna aver paura di parlare anche di limitazioni all'erogazione di credito. Ovviamente il credito è un elemento importante di qualsiasi sistema economico. Come abbiamo visto che la mancanza di credito è un problema folle, è un problema che causa conseguenze molto gravi, dall'altra parte della medaglia anche un credito eccessivo e incontrollato crea grandi problemi che poi scoppiano in quelle crisi che abbiamo visto nel 2011, cioè flussi di credito incontrollati che arrivavano senza alcun razionale economico dal nord Europa nella periferia europea. Quando la coperta è diventata troppo corta, il problema è venuto a galla e questi crediti, che poi non potevano essere più ripagati, sono diventati un problema e ci sono costati in tutta Europa il 35% del PIL a noi contribuenti. Ecco, quindi credo che un progetto serio di uscita dall'euro e di cambiamento del sistema socio-economico debba partire da questi piccoli punti. Poi ovviamente c'è tanto altro da fare, i problemi dell'Italia e dell'Europa non si esauriscono con questi, ma almeno a mio avviso senza queste catene, con una classe politica ovviamente che deve essere intelligente e lungimirante, potremmo riportare questo paese e i cittadini italiani nel posto che si meritano. Siamo un grande popolo, no, questo è un suggerimento mio personale, non siate autorazzisti, perché io quello che vivo all'interno dell'Unione Europea è questo: italiani che vivono là da tempo e che pensano che gli altri siano migliori di noi, gli altri non sono migliori di noi. Noi siamo un grande popolo che nella storia ha dimostrato di sapersi arrangiare e di saper fare bene, credo ne abbiamo le capacità, dobbiamo trovare solo il sistema giusto per farlo. Grazie. Grazie. Andiamo, come si esce dall'euro? Giuseppe Palma. Salve a tutti. Io innanzitutto ringrazio Roberto sia per l'invito odierno sia per l'enorme spazio che mi concede su Abruzzo Web, per cui oggi il mio intervento. Io sono Giuseppe Palma, per chi non mi conoscesse, sono un avvocato, un giurista e uno scrittore, ho scritto parecchi libri sinora e sono vice segretario di Riscossa Italia, che è un movimento politico nato da poco, e con l'avvocato Mori siamo impegnati nella campagna elettorale di Genova per portare una moneta complementare, qualora Marco fosse eletto, una moneta complementare al cui studio ci siamo dedicati personalmente io e l'avvocato Pecchioli, e che abbiamo pubblicato ieri e che Marco ha depositato nel programma elettorale. Io oggi il mio intervento sarà intervento da giurista e da costituzionalista, quindi cercherò di spiegarvi cos'è l'euro, come funziona e quali sono le leve giuridiche e soprattutto costituzionali per l'uscita, perché spesso si sente in televisione, nelle TV nazionali, sui giornaloni nazionali, che dall'euro non si può uscire e che
c'è la manfrina, la vulgata della, cioè l'articolo 75 non prevede che si possa uscire dai trattati. Sappiate che è totalmente falso e che dall'euro si può uscire, e vi spiego in che modo. Allora, anzitutto, quello che va compreso è che l'euro è un accordo di cambi fissi, come diceva Marco prima, per cui ciò ha impedito a ciascuno Stato che voglia tornare ad essere competitivo di intervenire, come faceva in passato, con la leva monetaria, cioè con la svalutazione della moneta. Per cui, non potendo più svalutare la moneta, come si torna ad essere competitivi? Chiaramente con la svalutazione del lavoro. Quindi riduzione dei salari e contrazione delle garanzie contrattuali e di legge in favore del lavoratore. Riforma Fornero prima e Jobs Act dopo vanno esattamente in questa direzione. Voi fatevi la domanda: perché, se sono criticati, il governo introduce i voucher? Perché i voucher sono uno strumento di fortissima contrazione delle garanzie in favore del lavoratore, in modo tale da abbassare le pretese e in quel modo tenere a galla il sistema euro, che, non potendo più consentire l'intervento sul cambio, consente l'unica via, che è quello di intervenire sul lavoro. Quindi, quando vi parlano in americano e vi dicono Jobs Act, a parte che ogni volta che vi parlano in inglese sappiate che c'è la fregatura, andate a vedere il significato. Quindi voucher, fregatura; Jobs Act, fregatura. Ma non è una fregatura, dici, ma se governo cattivo, no, è una fregatura di un governo criminale, assumendomi le responsabilità di quello che dico, come sempre faccio, perché lì dove tu vuoi non tutelare i diritti costituzionali, ma vuoi tutelare una moneta unica criminale, vai ad abbassare i salari e a contrarre le garanzie contrattuali e di legge in favore del lavoratore per mantenere in vita un sistema chiamato euro. Per cui, fatta questa breve premessa, lo Stato ha perso sovranità monetaria. Per cui, come fa a reperire la moneta se ha perso sovranità monetaria? Chiaramente, i sistemi sono tre principalmente: collocando i propri titoli di Stato sul mercato, quindi quelli battuti mensilmente dal Tesoro. Questo avveniva anche prima, chiaramente, ci mancherebbe altro, non è che possiamo stampare così sempre, no. Collocando i propri titoli di Stato sul mercato primario, dove il tasso di interesse è deciso dai mercati. Su che base? Sulla base dell'affidabilità finanziaria dello Stato, cioè sulla base dell'affidabilità di finanza pubblica. Più io taglio, più io Stato taglio, più riduco la spesa sanitaria, più riduco le pensioni, più tengo i conti in ordine, quindi taglio la sanità, taglio le pensioni, taglio la spesa pubblica, più gli interessi saranno bassi. Più intervengo a deficit, quindi più spendo a deficit, più faccio restare soldi nell'economia, più i mercati mi azzeranno i tassi di interesse. Perché la mia situazione di finanza pubblica, in quel caso, avendo lasciato un po' di ricchezza ai cittadini, quindi non avendo un sistema di finanza pubblica che può garantire la restituzione dei titoli di Stato collocati sul mercato primario, i tassi di interesse saranno alti. Questo è il primo modo per recuperare la moneta, per reperire la moneta. Il secondo strumento, che è ancora più criminale, il primo che vi ho detto non è criminale, perché anche prima collocavamo i titoli sul mercato primario, però prima avevamo una banca centrale che fungeva da prestatrice di ultima istanza, adesso la banca centrale che funge da prestatrice di ultima istanza non c'è più, e quindi capite che il problema resta. Il secondo modo, la seconda modalità per reperire la moneta è quella di andarla a prendere da cittadini e imprese. Come? Tagli selvaggi alla spesa pubblica, inasprimento dei sistemi di accertamento fiscale, addirittura hanno invertito l'onere della prova, è il contribuente che deve dimostrare
di non essere evasore, no? Siamo alla follia, 200 anni di lotte buttate nel cestino e chiaramente l'aumento delle tasse. L'altro modo, e qui ci divertiamo perché gli economisti del Partito Democratico su questo puntano, mentre per i due spiegarlo hanno paura, per il terzo ci puntano, dice qua è impossibile resistere, parlano di investimenti e di esportazioni. Per quanto riguarda gli investimenti, dice dobbiamo attirare, ecco il mantra è questo, dobbiamo attirare capitali esteri. Bene ragazzi, ma chi vuole investire nel nostro paese e investire, portare un po' di soldini nel nostro paese, che cosa non vuole anzitutto? Si chiamano, Marco me lo può confermare, si chiamano irritanti commerciali. Chi investe nel nostro paese non vuole statuto dei lavoratori, articolo 18, non vuole i diritti fondamentali, non li vuole. Perché se io devo investire, non voglio il sindacato che fuori dalla porta mi bussa e mi scassa, che domani mattina 15 dipendenti non mi vengono a lavorare. Se io vengo voglio trovare convenienza, non voglio trovare irritanti commerciali. E soprattutto voglio un sistema fiscale che mi agevoli. Ma se io devo reperire la moneta e devo alzare le tasse per reperirla, come faccio? Poi le esportazioni. Anche qui, dobbiamo aumentare le esportazioni, dobbiamo essere più competitivi, questo ve l'ho spiegato prima, ma se per essere competitivi non posso più intervenire sul cambio, cosa devo fare? Devo abbassare le garanzie contrattuali e di legge in favore del lavoratore e ridurre i salari, cioè svalutazione del lavoro. Quindi questo è il funzionamento, in 7 minuti il funzionamento dell'euro. Questo in televisione non lo si dice, perché se il popolo comprendesse come funziona questo sistema, dici ma come, perché non usciamo? Se è un sistema talmente, io sfido chiunque a contestare quello che sto dicendo. Detto questo, questo quadro che io vi ho presentato è aggravato da trattati europei, quindi Maastricht, Lisbona, che comunque prevedevano una spesa deficit del 3%, criterio che non ha alcuna base scientifica, però quantomeno prevedevano una spesa deficit del 3%. Interviene nel 2012 un trattato intergovernativo chiamato Fiscal Compact, spesa deficit zero. Noi sotto il ricatto della BCE arriviamo addirittura a costituzionalizzare il vincolo del pareggio di bilancio, che uccide, massacra e stupra gli articoli 1, 4, 35 e seguenti della Costituzione, che parlano di Repubblica fondata sul lavoro, Repubblica democratica, attenzione, fondata sul lavoro, che parlano di lavoro come diritto e che parlano di diritti fondamentali in ordine al rapporto di lavoro. Quindi non è solo l'euro, poi ci sono i trattati, che sono una cornice schiavistica, e dal 2019... dovremo fare pareggio di bilancio. Oddio, non è che quest'anno abbiamo fatto il 2,1% a deficit, ma sappiate che non abbiamo speso a deficit, perché noi è dal 1991 che facciamo avanzo primario, cioè spendiamo meno di quanto incassiamo, e che quindi il deficit annuale che vi dicono sono interessi passivi sul debito. Immaginate cosa succederà adesso che arriva il pareggio di bilancio. Cioè immaginate il massacro sociale che ci sarà. Però in televisione vanno e dicono, ministro Padoan, ci troviamo in una condizione per cui dobbiamo certamente aumentare l'IVA, ma in una prospettiva di crescita. Questa, a mio avviso, è neolingua. Chi di voi ha letto 1984 di Orwell comprende che ci stanno prendendo veramente in giro. Detto questo, negli ultimi 10 minuti che mancano, cercherò di illustrarvi con semplicità come si esce giuridicamente dall'euro, perché di questo non se ne sente parlare mai. Il nostro debito pubblico, benché sia espresso in euro, è ancora per circa il 95-96% regolato da giurisdizione nazionale. Per cui un'eventuale uscita in sicurezza dall'euro, io parlo sempre dal punto di vista giuridico, dal punto di vista economico già Esposito vi ha detto che non è così semplice, però io dal punto di vista giuridico, c'è un governo che si trova domani mattina a uscire, questi sono gli strumenti. Anzitutto la conversione attraverso l'applicazione nell'interesse nazionale
del principio delle ex monete, la conversione del 96% del debito pubblico ancora sotto giurisdizione nazionale in nuova lira. Principio della lex monete applicato nell'interesse nazionale. Non vi sto a fare tecnicismi perché non è il caso, ma ci sono degli articoli del Codice Civile, 1277, 1278 e primo comma del 1281, che ci danno la via d'uscita. Se deflagra l'Eurozona, si applica il 1277, per cui problemi non ce ne sono. Il problema sarebbe l'uscita unilaterale da parte dell'Italia o di una serie di stati, perché si applicherebbe l'articolo 1278, che è una iattura, In quel caso, chi ha scritto il codice ha previsto, in applicazione del principio lex specialis deroga generali, cioè la legge speciale prevale sulla legge generale, primo comma dell'articolo 1281, che ci salverebbe totalmente. Vi spiego in soldoni, il famoso mutuo, la rata del mutuo. Se l'Italia, se deflagrasse l'Eurozona applicando il 1277, problemi non ve ne sono. Il problema è se esce l'Italia, se è costretta a uscire l'Italia o se esce deliberatamente. In quel caso il 1278 del Codice Civile presenta dei problemi, problemi seri, perché la rata del mutuo incorporerebbe la svalutazione. Quindi se oggi io pago 400 euro di rata, col 1278 ne vado a pagare di più. Ma attenzione, un governo che agisce nell'interesse nazionale aziona il primo comma del 1281, che è l'ex specialis deroga generali, e dice: oggi esco, voi da lunedì mattina pagate la rata del mutuo al changeover, al tasso di uscita, 1-1. È un provvedimento, si chiamano provvedimenti d'imperio, ma sia la Costituzione che le leggi ordinarie ce lo consentono. Noi possiamo uscire dal punto di vista giuridico in sicurezza. Poi, come si esce dall'euro, questo è, si può uscire con decreto legge. L'altro giorno sul mio blog ho confutato una opposizione che mi era stata mossa perché col decreto legge non si poteva, dice no guarda non stai attento a dire questo perché c'è la legge 400 del 1988, l'articolo 15, che ti vieta questo. Ho completamente smantellato chi mi opponeva a questo dimostrando che non è vero. E sul mio blog trovate tutto. In ogni caso, essendo la legge 400 del 1988 una legge ordinaria, io se voglio uscire domani mattina ne faccio un'altra, e per il principio l'ex posteriori derogat priori io risolvo il problema, per cui dal punto di vista giuridico non ce n'è. C'è un'altra contestazione, e mancano 5-6 minuti, sulle famose clausole di azione collettiva. Dice, ma dal 2013... il governo Monti con le clausole di azione collettiva non possiamo più convertire il debito pubblico in nuove lire. Falso anche questo dal punto di vista giuridico. C'è la scappatoia, ed è una scappatoia assolutamente regolare. Che cosa sono le clausole di azione collettiva? Praticamente prevedono la possibilità per chi ha titoli di Stato acquistati dal 1 gennaio 2013 di rinegoziare le condizioni pattuite all'emissione. Ok, quindi se io voglio convertire i titoli di Stato espressi in euro e li voglio convertire in lire, devo chiedere a chi ha il titolo di Stato: tu lo vuoi fare? Quello chiaramente ti dice di no, perché è più sicuro l'euro. Ma attenzione, qui Monti fa un qualcosa, consigliato chiaramente male, che introduce le clausole di azione collettiva con un decreto ministeriale. Le clausole di azione collettiva, sono state introdotte dal trattato che ha introdotto il MES, per cui andavano ratificate con legge ordinaria. Questi lo hanno fatto con decreto governativo, che nel sistema delle fonti del diritto è una fonte secondaria, per cui deve essere conforme alla fonte gerarchicamente superiore, che è la legge ordinaria, e a sua volta la legge ordinaria deve essere conforme alla Costituzione. Quindi io domani mattina, che voglio superare questo problema, emano una legge ordinaria, che dal punto di vista
della scala gerarchica delle fonti è superiore al decreto del governo, e supero anche questo tipo di problema. A parte il fatto che chi detiene il titolo dice non si sa mai che questo in euro non me lo paga, almeno me lo faccio pagare in nuove lire, secondo me dovrebbe essere consigliato a non creare fin troppi problemi. Ad ogni buon conto siamo intorno al 95%, 96% ancora sotto giurisdizione nazionale, quindi ancora ce la possiamo fare. La Grecia all'epoca non riuscì a farlo perché aveva il 60% sotto giurisdizione anglosassone, per cui avrebbe fatto la fine dell'Argentina praticamente. Noi invece ancora abbiamo la possibilità di resistere grazie alla Costituzione e grazie agli articoli del Codice Civile che vi dicevo prima, ma soprattutto grazie a una voglia di riscatto di sovranità, dove per sovranità non si intende nazionalismo. La sovranità, insomma, la sovranità appartiene a ciascuno di noi. Insomma, uno consentirebbe di venire a casa tua a comandare? Cioè, uno può consentire che tu vieni a casa mia e comandi. Perché? Perché siamo fratelli e siamo amici per evitare le guerre. Ma tu stai a casa tua, io sto a casa mia, rispettiamo le regole comuni e la guerra non ce la facciamo uguale. Insomma, questo è il concetto. Per cui io mi porto a conclusione, anche se non ho approfittato di tutti e 20 minuti, quindi record storico di sintesi da parte mia, in modo tale da dare la possibilità al professore di concludere. E a tal proposito, per chi volesse, io queste argomentazioni le ho scritte sia sul mio blog, che è lacostituzioneblog.com, che sta andando benissimo. Le ho scritte anche in alcuni miei libri, due testi che ho scritto li trovate qui fuori, quindi chi è interessato potrà acquistarli. E vi invito ad avere un sussulto da italiani, perché come diceva Marco prima, non è vero che noi siamo inferiori. Vedendo quello che è successo in Francia, guardate che in Italia una cosa del genere non sarebbe successa. Il popolo italiano è molto più informato. Negli ultimi 3 anni, quindi dal 2014 ad oggi, il popolo italiano, a mio parere, ha avuto una presa di coscienza che altri popoli, forse solo l'Inghilterra. La Francia, che ha una forte spesa pubblica, la Francia, per cui stanno bene ancora in Francia. La Francia ha un rapporto deficit PIL del 5%, ha gli asili nidi gratuiti, hanno votato per lo status quo. Oddio, hanno votato un banchiere che adesso dovrà abbassare la testa di fronte alla Germania, per cui non è che hanno votato lo status quo, ma se la Francia fosse stata nelle nostre condizioni, la Francia votava la Le Pen. Per cui io credo che il popolo italiano in questo sia superiore dal punto di vista di presa di coscienza rispetto agli altri popoli europei, e questo è motivo di vanto. Ecco, bisogna dare atto che gli inglesi hanno dimostrato una forza non indifferente, e il premier inglese che aveva votato per il Remain sta dimostrando nell'interesse nazionale, nell'interesse popolare, di proseguire il suo operato di governo nell'interesse della nazione. Chapeau da questo punto di vista. Passo la parola al professore in modo tale che possa egli concludere con il suo intervento. A fine tanto è un quarto d'ora, abbiamo quasi finito. Allora, come anche un po' emerso più o meno esplicitamente da alcune delle precedenti relazioni, è importante ragionare di questa questione dell'uscita o non uscita, mettere a fuoco un punto, e cioè che il problema, parlo in particolare dell'Eurozona, non è un problema di conflitti o contrasti tra paesi membri, diciamo tra paesi deboli e paesi forti, tra i paesi della periferia sud e i paesi del nord, tra paesi virtuosi e paesi viziosi, che secondo quel tizietto con i riccioletti, che non mi ricordo come si chiama, vanno a donne e bevono champagne, no? Ecco, appunto. No, non è un problema di contrasti tra paesi. È un problema di conflitto di classe all'interno di ciascuno dei paesi membri. E solo se non perdiamo di vista questo punto, che ciò a cui ci troviamo di fronte è un problema
di conflitto di classe all'interno di ciascun Paese membro, possiamo renderci conto della pervicacia con cui si vuole a tutti i costi salvaguardare questa macchina diabolica. Voi vi rendete conto? Ormai nessuno, sarebbe impossibile ormai continuare una difesa dell'eurosistema insistendo sul benessere che è suscettibile di arrecare ai cittadini delle nazioni coinvolte. Ormai, insomma, la verità è davanti a tutti che dal punto di vista economico-sociale ci troviamo di fronte a un disastro quasi senza precedenti storici. D'altra parte, il caso della piccola Grecia renderebbe impossibile un tentare una difesa sulla base di vantaggi in termini di benessere per le popolazioni coinvolte. Ecco, no. Adesso si ricorda qualcosa d'altro in questo strenuo sforzo di salvaguardare il sistema. Si ricorre praticamente al terrorismo. Così, non so, si ricorda che se l'Italia si azzardasse a uscire dovrebbe sicuramente pagare i 360 miliardi del suo saldo del target 2, oppure si ricorda, guardate voi che avete scelto la Brexit, la pagherete cara, non pensate che ve ne uscirete tanto a buon mercato, e si parla di appunto una somme anche lì incredibili che l'Inghilterra dovrebbe essere costretta a pagare. Quindi ormai non si esita a ricorrere a forme di terrorismo per inibire qualsiasi tentazione di concepire una emancipazione da questo marchingegno infernale. Quindi un problema di classe, e però i rapporti di classe all'interno dei diversi Paesi membri dell'Eurozona sono quelli che sono, e non c'è da farsi troppe illusioni a questo riguardo. Le condizioni politiche, cioè i rapporti di forza all'interno di questi paesi, sono tali per cui non è tremendamente ragionevole mettere in conto la possibile uscita del prossimo futuro da parte di questo o quello dei principali paesi. Ma ragioniamo su quale dovrebbe essere, è comunque importante, interessante, ragionare su quale dovrebbe essere l'obiettivo primario di una uscita dall'eurosistema da parte dell'Italia, per esempio, o di uno qualunque degli altri paesi più pesantemente colpiti da questo sistema. L'obiettivo primario, io credo che non sarebbe difficile trovarsi d'accordo su questo, è ripristinare le condizioni distributive precedenti la mondializzazione liberista, cioè ripristinare le condizioni distributive di 30-35 anni fa, bisognerebbe ritornare alle condizioni distributive precedenti la mondializzazione liberista. Guardate, questo è fondamentale per ripristinare il processo di crescita, per far ripartire la crescita. La crescita non si avrà, non si potrà avere se non si ripristinano condizioni distributive più eque, perché queste sono la condizione per far ripartire la domanda interna, per far ripartire gli investimenti in impianti e attrezzature. Gli investimenti in Italia sono crollati al punto che non si rinnovano nemmeno più completamente gli impianti, quindi la produttività del lavoro scende anche. È un massacro, no? E naturalmente l'occupazione, l'aumento dell'occupazione, no, non deriva dalle riforme del mercato del lavoro. Questo ormai in Europa avrebbero dovuto capirlo tutti, si continua a farle le riforme, quindi la maggiore flessibilità, e si continua a dire che serve per aumentare l'occupazione, ma non esiste nessuna prova di questo, le prove sono esattamente opposte. L'occupazione dipende dagli investimenti, se riparte il processo di accumulazione ripartirà anche l'aumento dell'occupazione e si potrà riassorbire la disoccupazione, ma gli investimenti non si fanno se non ci sono gli incentivi a installare nuovi impianti, nuove attrezzature, e perché questi incentivi ci siano bisogna che ricrescano i consumi e che quindi crescano i salari. Insomma, la distribuzione è la madre, il ripristino di condizioni distributive socialmente tollerabili,
quelle precedenti, la mondializzazione liberista, è la condizione indispensabile per rimettere in moto il processo di crescita. Bene, poniamo quindi che questo sia l'obiettivo primario di un paese che decidesse: non ce la faccio più, devo per forza uscire, è una necessità, perché altrimenti io devo affrontare il massacro sociale, e questo è affrontare il massacro sociale è qualcosa di rischioso per tutti, non perdiamo di vista questo punto. Ma condizioni di massacro sociale non si sa a che cosa possono portare, e possono pagare dei prezzi altissimi anche quelli che hanno guadagnato da questa macchina infernale negli ultimi 30 anni. Vogliamo quindi che questo sia l'obiettivo primario, ma le condizioni fondamentali per poter perseguire questo obiettivo e quindi muovere verso il ripristino di condizioni distributive tollerabili e quindi rimettere in moto il processo di crescita, qual è? Beh, guardate, è veramente ovvio, è inconfutabile, è impossibile ripristinare condizioni distributive socialmente tollerabili e rimettere in moto il meccanismo di crescita senza il recupero della sovranità monetaria e della sovranità fiscale. Bravo. Senza di questo è inutile che parliamo, è assolutamente inutile parlare. Allora, potrebbe per favore avvicinare il microfono? Poco di più. Sì. Allora, immaginiamo che una qualunque di queste nazioni, poniamo l'Italia, abbia recuperato, è un'ipotesi totalmente astratta, la sua sovranità monetaria e la sua sovranità fiscale, e quindi sia libera di perseguire le politiche economiche di piena occupazione, di redistribuzione del reddito, perché attraverso il recupero della sovranità monetaria e fiscale, naturalmente potrebbe essere di nuovo rafforzato lo Stato sociale, perché lo Stato recupererebbe la libertà di decidere il livello e la composizione delle sue spese pubbliche, recupererebbe la libertà di decidere le forme di finanziamento di queste spese pubbliche, la libertà di decidere le forme della tassazione. Qual è, rispetto al recupero della sovranità monetaria, della sovranità fiscale, il vincolo fondamentale? Il vincolo fondamentale è il vincolo della bilancia dei pagamenti. Cioè, un paese che recuperasse la sua sovranità monetaria e la sua sovranità fiscale in funzione di politiche di pieno impiego e di politiche redistributive si troverebbe immediatamente di fronte al problema del vincolo della bilancia dei pagamenti, dei rapporti col resto del mondo. Quindi alcuni miei colleghi, che non vedono con favore la permanenza dell'Italia nell'eurosistema e che quindi propugnano un'uscita anche unilaterale, però insistono sul fatto e sottolineano che questo consentirebbe di recuperare la libertà di svalutare. Credo che l'opposizione a questo punto di vista non potrebbe essere più forte, per due motivi, entrambi di cui l'Italia in passato ha fatto una ricca esperienza e non vanno persi di vista. Noi siamo in una situazione di potere contrattuale dei salariati praticamente inesistente, debolissima, i sindacati sono debolissimi, questa è una naturale conseguenza degli altissimi livelli di disoccupazione. No? Il potere contrattuale dei salariati è praticamente annientato perché ci troviamo di fronte a livelli di disoccupazione altissimi, in particolare giovanile, ma in generale altissimi. Quindi una svalutazione della nuova moneta nazionale, quella che si avrebbe con l'uscita, vorrebbe dire che ripartirebbe l'inflazione. I salariati sarebbero totalmente indifesi
rispetto a una ripartenza dell'inflazione, rispetto al ritorno a tassi elevati annui di inflazione. Quindi questo provocherebbe una depressione ulteriore dei salari reali e quindi l'opposto dell'obiettivo per cui ha senso porsi il problema dell'uscita dall'eurosistema, che è quello di cambiare la distribuzione a favore del lavoro dipendente e dei ceti popolari. La svalutazione, a causa dell'inflazione che si porterebbe appresso, comporterebbe un ulteriore peggioramento delle condizioni materiali di vita delle ceti popolari. Inoltre, oltre ai salariati e al lavoro dipendente, la svalutazione e quindi l'inflazione avrebbe ovviamente delle ripercussioni estremamente negative sulla massa dei risparmiatori. Guardate che questo non va sottovalutato, questo problema, perché è comprensibilmente diffusa la paura che dei greci, degli italiani, degli spagnoli, degli irlandesi, che qualora il loro paese uscisse ripartirebbe attraverso la svalutazione della nuova moneta nazionale un processo di inflazione che danneggerebbe o falciterebbe i risparmi, oltre a danneggiare, oltre a contenere, a ridurre i salari reali, ma avrebbe ripercussioni negative anche sul valore reale dei risparmi, e quindi sarebbe una tragedia per le ripercussioni sui salari, per le ripercussioni sui risparmiatori. C'è una diffusa paura del peggio, non c'è mai un limite al peggio, e quindi diciamo il peggio, la paura del peggio è tremendamente inibente, e quindi chi propugna un'uscita deve avere in mente che bisogna tranquillizzare il più possibile la maggioranza della popolazione, convincendola che si possono evitare gli effetti negativi che una uscita, che un passo di questo genere potrebbe comportare. Perché di questi effetti negativi la gente ha comprensibilmente paura e quindi preferisce stare in questa schifezza dove ogni giorno si aggiunge un elemento di schifezza a quello del giorno prima, ma è una cosa graduale, piuttosto che dover affrontare un cambiamento drastico dove tutti temono che ci si possa rimettere moltissimo. Quindi salariati e risparmiatori, se si hanno in mente queste due masse importanti della popolazione, è bene evitare, è bene di convincersi che non ha senso propugnare un'uscita per poter recuperare la libertà di svalutare, per poter recuperare la flessibilità del cambio. No, un governo progressista che decidesse di uscire dall'eurosistema per salvaguardare le condizioni sociali del paese, la coesione sociale, eccetera, dovrebbe adoperarsi con tutti i mezzi, costi quel che costi, per salvaguardare il valore interno e esterno della moneta. Il primo compito che dovrebbe dare al banchiere centrale, il capo di questo governo, è: se tu non salvaguardi il valore interno e esterno della moneta, ti vieni cacciato via ignominiosamente dal tuo posto di lavoro. La difesa della moneta, del suo valore interno ed esterno. Allora, se il problema del vincolo della bilancia dei pagamenti non potrebbe, in caso di uscita, essere affrontato attraverso la svalutazione, c'è una sola alternativa, non si esce. C'è una sola alternativa, piaccia o non piaccia, ed è il controllo delle transazioni col resto del mondo. Ci vuole una politica di controllo dei movimenti di capitali, e il controllo dei movimenti di capitali, diciamo, è la madre di tutte le riforme che renderebbero sensato un processo di uscita dall'eurosistema. Il controllo dei movimenti di capitali, senza il quale non si recupera né la sovranità monetaria né la sovranità fiscale. Se non si controllano i capitali, per esempio, non si può ripristinare un buon grado di progressività del sistema fiscale, no? E quindi
non si recupera nemmeno la sovranità fiscale, nel senso che livello e composizione della spesa pubblica dipendono crucialmente da come tu riesci a finanziare questa spesa e quindi dal fatto anche di poter avere flussi di entrate fiscali adeguate a rafforzare lo Stato sociale, a far ripartire la piena occupazione con progetti di investimenti pubblici in varie direzioni, conservazione dell'ambiente, del patrimonio culturale, biblioteche, archivi, scuola, università, ospedali, case popolari, eccetera, eccetera. Tutto questo richiede ammontari elevati e crescenti di spesa pubblica che pongono il problema del loro finanziamento, naturalmente. Allora, è chiaro che in gran parte questo finanziamento deve essere assicurato alle entrate fiscali e questo può essere fatto solo ripristinando un buon grado di progressività del sistema fiscale, cosa che è impossibile senza il ripristino dei movimenti internazionali di capitali. Il controllo dei capitali a sua volta comporta qualcos'altro. È impensabile un controllo severo e serio dei capitali senza un controllo diretto del sistema finanziario, delle imprese finanziarie, del sistema di intermediazione finanziaria. Quindi un governo progressista che decidesse che non può più continuare a permettersi socialmente di rimanere nell'euro, volesse uscire, dovrebbe mettere in conto sostanzialmente una nazionalizzazione del sistema finanziario o qualcosa di molto vicino, comunque un controllo molto diretto. Potete pensare, adesso non possiamo entrare in questa questione delle riforme del sistema finanziario, ma comunque potete pensare anche, se volete, a una partecipazione cospicua da parte dello Stato, dei principali istituti finanziari, ma insomma certamente non è pensabile un controllo severo dei movimenti di capitali senza un controllo interno molto forte degli intermediari finanziari. Il grosso dei movimenti di capitali avviene ovviamente attraverso l'intermediazione finanziaria e quindi o controlli quella o se no puoi andare non tanto lontano nel controllo dei movimenti di capitali. Oltre al controllo dei capitali, naturalmente sarebbe indispensabile anche un controllo delle importazioni, delle transazioni correnti col resto del mondo. Il motivo è abbastanza ovvio anche qua, no? Il motivo è che, dunque, immaginiamo che per miracolo domani si forma un governo progressista e dice io non posso continuare a massacrare il popolo con le regole di Maastricht, eccetera, eccetera, quindi esco. Allora, a questo punto è chiaro che il Paese non ottiene più credito dai suoi creditori tradizionali, no? Le fonti tradizionali di credito. Cosa vuol dire che non ottiene più credito? Vuol dire che non può più permettersi, diciamo, dei disavanzi correnti col resto del mondo, perché il disavanzo corrente è un'eccedenza di quello che devi pagare per quello che importi rispetto a quanto incassi con le esportazioni, no? Allora, ogni qualvolta un paese si trova in questa situazione, cioè di essere un disavanzo nelle partite correnti, lo finanzia attraverso crediti che ottiene dall'estero o privati o pubblici, dipendendo dal contesto finanziario internazionale in cui ci si trova. Va bene. Allora, naturalmente una decisione unilaterale di uscita vuol dire che il paese si gioca ogni possibilità di ottenere credito da parte dei tradizionali creditori, per esempio dell'Italia, insomma, no? E quindi a questo punto o riesce a contenere le importazioni all'interno dei ricavi delle sue esportazioni, cioè a fare queste politiche di crescita e politiche redistributive, evitando che le importazioni in conseguenza eccedano le esportazioni. Guardate che difficile, perché stiamo parlando di politiche di crescita che naturalmente tendono a far aumentare le importazioni e quindi facilmente a provocare un'eccedenza delle importazioni sulle esportazioni. Però questa non te la potresti più permettere se non nei limiti in cui o riesci a ottenere crediti da altri paesi, che so, la Russia o gli Stati Uniti, perché no? C'è qualche cambiamento negli ultimi tempi che rendono non del tutto assurdo certe ipotesi.
oppure perché hai delle riserve valutarie molto cospicue che per un certo periodo ti consentono un'eccedenza delle importazioni sulle esportazioni senza dover chiedere dei prestiti agli altri, però il mezzo principale è, diciamo, il razionamento della valuta che tu incassi con le esportazioni, e questo lo puoi fare solo col controllo diretto delle importazioni, controlli quantitativi, controlli amministrativi, che in pratica avrebbero tre elementi da cui partire. Uno sarebbe una drastica riduzione delle importazioni dai paesi a basso costo del lavoro, un'altra beni di lusso, cioè non indispensabili al processo produttivo, e un terzo accordi commerciali bilaterali con una serie di paesi. Questo andrebbe preparato con molta accuratezza, non potrebbe essere improvvisato dall'oggi al domani questa politica commerciale, questa politica di controllo delle importazioni, e andrebbe preparata su una base di un'analisi molto dettagliata della struttura del commercio estero del paese di cui si tratta. Questo è il terreno forse più delicato, sul quale quindi non potrebbe essere possibile nessuna improvvisazione, ma richiederebbe una preparazione, un'analisi molto dettagliata della struttura del commercio estero del paese. L'altro punto è direttamente connesso alla solidarietà monetaria, è che dal momento dell'uscita, diciamo, del paese, dell'Italia, diciamo, dall'eurosistema, la Banca d'Italia emetterebbe tutta la moneta necessaria a coprire la differenza tra la spesa pubblica complessiva e le entrate fiscali. Cioè si prenderebbe la monetizzazione dei disavanzi di bilancio. Naturalmente il ripristino di un marcato grado di progressività del sistema fiscale avrebbe anche lo scopo di contenere l'entità dei disavanzi occorrenti a assorbire la disoccupazione e alle politiche redistributive, ma anche se li conterrebbe la riforma fiscale in senso progressivo, comunque questi disavanzi probabilmente per certo periodo almeno ci sarebbero, o continuerebbero ad esserci, non c'è niente di male che ci siano, e dovrebbero essere appunto finanziati attraverso l'emissione di nuova moneta. Tenete conto poi che un'uscita comporta anche il fatto che finanziare disavanzi con emissione di nuove cartelle al debito pubblico non sarebbe semplicissimo, perché per molto tempo ci sarebbe un elevatissimo timore da parte dei sottoscrittori, anche nazionali, di questi titoli, di diventare creditori di uno Stato che ha fatto un passo così azzardato e delicato. E quindi questi disavanzi, insomma, dovrebbero essere finanziati attraverso l'emissione di nuova moneta. La frase "non ci sono i soldi" dovrebbe sparire per sempre dal linguaggio di qualunque persona intelligente. Il ripristino del potere dello Stato di creare moneta, a mio avviso, è il padre di tutte le riforme in senso progressista che darebbero senso a un'uscita dall'euro. Quindi abbiamo un padre e una madre. La madre è il controllo dei movimenti di capitali, il padre è il ripristino della, che è il più grande e il più importante potere dello Stato. La creazione di moneta è sempre stato il più importante potere dello Stato. Essersi privato di questo potere è la cosa più idiota, però non è idiota, ecco qui il punto, scusate, ho fatto malissimo a usare questo aggettivo, è tutt'altro che idiota, è stato tremendamente intelligente da parte dei concepitori di questo diabolico meccanismo. Cioè, dal loro punto di vista è tutto riuscito in maniera perfetta. A tal punto perfetta, questa macchina è stata costruita così bene che tutti sono paralizzati a questo punto e nessuno riesce a liberarsene. Oppure tutti hanno paura di cercare, addirittura di concepire, di cominciare a pensare a liberarsene. Quindi non è idiota. Mi viene in mente
Varoufakis, vi ricordate quando era ministro delle finanze della Grecia e va a Bruxelles e col ditino pensa di insegnare ai responsabili dell'eurosistema, cercando di spiegargli che stavano sbagliando, che non è così, gli stava facendo una lezione di economia, questi lo guardavano ridacchiando. Guardi, caro Varoufakis, che noi sappiamo benissimo come facciamo, siamo perfettamente consapevoli. Anzi, guardi, prendi la tua motocicletta e tornatene a casa, di al tuo capo la prossima volta di mandare un adulto. Era patetico il ragazzo, capito? Che andava lì a fare lezioni di economia a questi che sapevano benissimo quello che stavano facendo, no? E lo stavano facendo da 30 anni e gli stava riuscendo benissimo. Allora, per chiudere, concludo, non credo veramente, alla luce di quello che ho cercato di illustrare, se ha fondamento, che si possa essere molto ottimisti, perché appunto i rapporti di forza all'interno dei paesi dell'Eurozona e dei principali paesi dell'Eurozona sono quelli che sono, e quindi il problema è essenzialmente di natura politica, no? Di rapporti di forza. Però c'è un punto che non va perso di vista, e in questo senso è importante che ci sia gente che riflette alle implicazioni di un'uscita e che sul piano analitico cerchi di chiarirsi i termini del problema e di diciamo proprio preparare avere a fuoco gli obiettivi, le condizioni, i vincoli e prepararsi a gestire questi vincoli. Perché, nonostante sembrerebbe non avere molto senso questa situazione politica, porsi il problema dell'uscita, a ciò nonostante importanza invece prepararsi analiticamente. Perché la storia insegna che qualunque contesto può essere rapidamente cambiato da circostanze impreviste o da verità completamente perse di vista. Possiamo fare moltissimi esempi. Per esempio, molto recente, beh, innanzitutto nessuno nell'88 aveva previsto la fine dell'Unione Sovietica da lì a 2 o 3 anni. Nessuno nel 75-76 in Europa avrebbe pensato che da lì a 3-4 anni ci sarebbe stata una svolta epocale della politica economica di tutti i paesi industrialmente più avanzati. Nessuno nel 30 avrebbe pensato in Germania che da lì a 3 anni ci sarebbe stato un governo nazista. Quindi, voglio dire, non c'è alcun dubbio che l'esperienza storica mostra che qualunque contesto può essere rapidamente cambiato da circostanze impreviste oppure perse di vista. Per esempio, c'è un elemento di ottusità da parte dei governanti europei. In cosa consiste questo elemento di ottusità? Nell'aver perso completamente di vista che la stabilità sociale è stata a lungo in passato preservata proprio grazie alle politiche di pieno impiego e redistributive. Questo l'hanno perso completamente di vista e non è affatto detto che non si ritrovino con il sedere per terra in conseguenza di questo ottuso perso di vista. Grazie. C'era qualcuno rapidamente che voleva fare una domanda? Vedo Paolo Dai da giù. Rapidamente. Beh, sì. Eccolo qua. Sì. Buongiorno, grazie. E Paolo Tella, io mi sono occupato per professione di sviluppo locale, in particolare sviluppo locale endogeno. Lessi tanti anni fa il libro No Logo di Naomi Klein, che mi appassionò perché si capiva quali erano le implicazioni proprio economiche, finanziarie, l'organizzazione del lavoro, della localizzazione e così via. Ho sempre cercato di trovare dei sistemi locali endogeni per combattere la globalizzazione. Credo che forse in Italia dal piano Marshall in poi si è cominciato a vedere quale potesse essere l'effetto, no? Il piano Marshall prevedeva
l'unica soluzione possibile, che era la verticalizzazione della produzione, che in Italia in effetti è stato applicato solo su pochissimi casi, perché, e in questo senso spero di farvi sorridere, presentai una volta una mia relazione alla LUISS sul Made in Italy e definì il Made in Italy una botta di culo, passatemi il termine, perché gli italiani non studiano e sono così coscienti e consapevoli di saper fare meglio degli altri che vogliono fare da soli. Quindi sono l'antitesi della globalizzazione in assoluto. Ora, ritengo che l'Italia in questo senso, no, possa avere delle eccellenze. È vero pure che questo porta molti insuccessi per strada, perché magari su 100 artigiani autonomi che poi sono costretti a chiudere e falliscono, ne viene fuori uno che si chiama Gucci o che si chiama Ferrari, che però diventa forte nel mondo, ma non perché ha studiato, per caratteristiche endogene fortissime. Penso per esempio che la Germania e l'Italia fanno forse lo stesso fatturato sui formaggi, la Germania con 2 formaggi e l'Italia con forse quasi 300 tipi di formaggi. Questa è la differenza. Ma come si fa? Io prima di tutto una domanda che è molto semplice. Chi ci guadagna con l'euro? Noi adesso abbiamo capito che ci perdiamo noi. Qualcuno che ci guadagna, diceva il professore, questo sistema massacrante, chi ha guadagnato da questo sistema massacrante? Io non l'ho capito chi ci ha guadagnato, chi continua a guadagnarci e chi veramente lo vuole. E seconda domanda, come si fa, non tanto come si fa in termini giuridici, economici, come si fa in termini culturali a uscirne? Come si fa a valorizzare quelle identità forti che noi abbiamo e probabilmente dovrebbero essere alla base della richiesta di un'autonomia anche monetaria, ma non solo. Grazie. Chi vuole rispondere? Io posso dare magari 2 minuti. Alla prima domanda credo di personalmente, per come la penso, avere abbastanza risposto nel mio intervento, cioè chi ci guadagna dall'euro, chi ci ha guadagnato e chi ci guadagna da questo sistema. Anche l'ultimo intervento l'ha chiarito. Il modello socio-economico e quello che è venuto insieme all'euro, quindi quello previsto dai trattati e l'evoluzione che ha avuto il modello socio-economico in Europa e in Italia dalla fine degli anni 70, è stato, come dicevo, un modello di redistribuzione del reddito e una lotta di classe. Una lotta di classe, come spiegava il professore, tra il lavoro e il capitale. Ed è chiaro che in questi 25-30 anni, insomma, chi ha vinto lo abbiamo visto. Il lavoro, che è un tema centrale e fondamentale nella Costituzione italiana, ha perso, i numeri, i dati macroeconomici lo dicono chiaramente, ma anche l'ultimo articolo del dibattito del Sole 24 Ore, dove un eminente economista diceva chiaramente che l'unica possibilità per tenere l'euro in Italia è la svalutazione del lavoro e che noi non l'abbiamo fatto in maniera preponderante troppo bene, quindi ci spronava a fare di più da questo punto di vista. È chiaro che nella lotta, nel conflitto sociale tra lavoro e capitale, in questo sistema ha vinto il capitale. Le stesse cifre che dava il dottore Esposito sugli interessi sul debito pubblico o sui soldi che sono stati utilizzati per salvare il sistema finanziario dovrebbero far capire bene che in questo sistema il lavoro ha perso e ha vinto il capitale. E anche guardando l'allargamento delle divergenze tra ricchi, sempre di meno e sempre più ricchi, e poveri, sempre di più e sempre più poveri, ci deve far capire che numericamente, diciamo, una grossissima fetta della popolazione ha perso o è stata punita da questo sistema in termini di benessere, di reddito e di ricchezza, e la parte numericamente minimale
diciamo, ha vinto. Quindi è chiaro che in questa domanda, su questa domanda per me la risposta è chiara: vince il capitale nella lotta di classe, ridistribuzione del reddito, perde il lavoro. Ed è la vittoria di un modello, quello dei trattati, su un modello differente, quello della Costituzione italiana. Il modello della Costituzione italiana, poi Giuseppe e altri l'hanno spiegato meglio di me, perché si intendono di materia, pone il lavoro al centro, quindi il lavoro non solo come un diritto di sostentamento economico, ma il lavoro anche come realizzazione sociale nella società da parte del cittadino. I trattati europei ci parlano di un'altra cosa, non parlano propriamente di lavoro, se non come lavoro merce, ma parlano di mercati, parlano di concorrenza, parlano di profitto, due modelli che sono in antitesi. Oggi, e all'interno di questo sistema, vince e ha vinto il modello dei trattati europei. Per quanto riguarda la seconda questione, è un po' una domanda da $1 milione e veramente il punto difficile di questa battaglia, cioè noi veniamo da almeno un trentennio di propaganda e di retorica che ha operato un grande lavaggio del cervello su temi su cui oggi sarebbe necessario discutere oggettivamente. È difficile in Italia, almeno per quella che è la mia esperienza di confronto con gli altri paesi europei, il dibattito su queste tematiche è sicuramente più avanti rispetto ad altri paesi, ma non è ancora abbastanza. Purtroppo la gente, lo vediamo tutti i giorni, è spaventata da questo salto nel vuoto, diciamo che un salto nel vuoto, a mio avviso, non è, perché abbiamo uno storico, abbiamo delle proposte. E diciamo che, nonostante le difficoltà che oggettivamente ci sono, si possono gestire, il punto difficile è proprio far cambiare mentalità. Purtroppo è una lotta impari. Oggi chi sostiene questo sistema, l'abbiamo visto nelle elezioni francesi, ha un potere mediatico, finanziario e di influenza che è esponenzialmente maggiore rispetto a chi sostiene un sistema diverso. Come si fa? Oggi è un piccolo esempio di come si può provare a fare informazione, aprire un dibattito anche tra persone che su certi temi hanno delle posizioni o delle visioni un po' differenti, e bisogna continuare così. Speriamo che i grandi media, a un certo punto, non credo che per una sorta di interesse sociale andranno a parlare oggettivamente di queste cose, ma saranno spinti da altre logiche a dover per forza parlare e dire la verità su certe tematiche, verità che purtroppo per 30 anni è stata nascosta. Oggi noi viviamo in una società, in uno stato in cui la percezione dei problemi del nostro paese da parte di un cittadino è quella del: c'è il debito pubblico, c'è la corruzione, non siamo competitivi, gli italiani sono dei lazzaroni, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e quant'altro. Questo è esattamente il risultato di 30 anni di lavaggio del cervello. Nessuno nega che l'Italia, ma come altri paesi, strutturalmente abbia dei problemi, ma appunto perché sono problemi strutturali, sono problemi che esistevano anche quando l'economia italiana andava bene, anche quando l'Italia era una potenza industriale a livello mondiale, anche quando i nostri livelli di reddito e occupazione erano nettamente migliori rispetto ad adesso. Quindi cosa è successo? Evidentemente nel frattempo è intervenuto qualcosa che ha peggiorato la situazione. La proposta qual è? Cambiamo questo sistema, liberiamoci di questo vincolo, quantomeno abbiamo un problema in meno. Questo non vuol dire che la battaglia contro l'euro e contro questo sistema socio-economico debba poi tralasciare altre battaglie sacrosante come la lotta alla corruzione, la lotta agli sprechi, a quello che volete, però oggi non è quello il punto fondamentale di discussione. Liberiamoci prima di questo vincolo e poi potremo veramente andare anche a risolvere problemi che atavicamente influenzano l'economia italiana. È difficile, i mezzi sono limitati, ma dobbiamo provarci. Come ho detto all'inizio del mio intervento, io personalmente credo che sarà l'evoluzione delle cose a costringere chi sostiene questo sistema, sia da un punto di vista finanziario. Macron in un anno ha avuto a disposizione 20 milioni di euro per la sua campagna elettorale, una cosa
mai vista, almeno in Europa, negli Stati Uniti hanno altri standard e forse qualcosa di più si è anche visto, e quindi diciamo una lotta impari. Non perdiamo la speranza, ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa cercando di parlare, cercando di aprire il dibattito nei luoghi dove stiamo, e speriamo veramente che sorga la coscienza veramente forte in tutti gli italiani che questo sistema non va, va cambiato, e quindi di dare un mandato forte alla politica, che poi è quella che ha il compito di risolvere la situazione, per cambiare il corso delle cose. Io volevo rispondere solo su un pezzo della domanda. Ora, storicamente l'innovazione ha avuto come causa fondamentale esattamente una forte, diciamo, conflittualità sociale, cioè il fatto che gli investimenti fossero determinati a modificare i processi produttivi, i prodotti, eccetera, proprio per venire incontro al fatto che sotto altri profili il processo produttivo era meno flessibile. È logico che se io non ho bisogno di innovare niente, mi basta delocalizzare il lavoro in India o assumere la gente col Jobs Act o fare cose del genere, non ho neanche bisogno di innovare, no? Non ho bisogno di cambiare nulla, posso ridurre i costi utilizzando, diciamo, questo metodo. Quindi questo sistema è anche un sistema in cui chi faceva, diciamo, della qualità la sua bandiera è perdente. Quindi l'Italia, che ovviamente basa soprattutto sulla qualità e non sulla quantità, perché in Italia non esistono fabbriche con 500.000 dipendenti, no? Non ci sono più. L'Italia è un tessuto produttivo fatto soprattutto di piccole e medie realtà che producono prodotti differenti fra di loro. Quindi appunto in Italia abbiamo centinaia di tipi di formaggi, se vai a mangiare una pizza è diversa da quella che fa la pizzeria lì di fronte, altrove magari hanno 40.000 ristoranti tutti uguali perché sono prodotti industriali, eccetera, eccetera. Quindi questo tipo di sistema, diciamo così, è particolarmente penalizzante per il sistema italiano, proprio perché si basa su altri criteri, cioè si basa su un criterio in cui puoi appunto svalutare altre cose, quindi non devi innovare, e dove il prodotto, diciamo così, è molto standardizzato. Se voi andate a vedere forse il settore in cui la, diciamo, disciplina europea, che pure ha altri meriti da altri campi, è particolarmente devastante, è proprio quello agroalimentare. Perché l'Italia lì ha ancora un sistema fortemente parcellizzato, dove la parcellizzazione significa differenza. E può darsi che io appunto ogni giorno voglio mangiare una cosa diversa, non c'è niente di male. Non è che è positivo che io mangio sempre le stesse cose. E ovviamente però questo sistema qui viene distrutto per ovvie ragioni competitive, soprattutto in una società in cui i salariati guadagnano meno. È chiaro che mangiare bene è più difficile, vai a mangiare fast food perché paghi meno. Tutti vorrebbero mangiare bene, no? non è che la gente mangia cibi schifosi perché glielo dice la televisione, ma semplicemente perché sennò il 20 del mese smette di mangiare. Quindi da questo punto di vista le cose sono ovviamente tutte legate insieme, e quindi e questo è particolarmente negativo. Quindi sotto questo profilo, per esempio, un recupero di aspetti di, chiamiamoli, qualità è importante. Sono cose che ovviamente adesso sono completamente al di fuori di qualunque parametro. Non è che tu puoi mettere appunto questo parametro, guarda che vivere meglio è una cosa che magari è difficile da quantificare con appunto nei parametri di Maastricht, però è una cosa positiva, no? Quindi questo è uno dei motivi per cui l'Italia ha particolarmente sofferto e andrà soffrendo sempre di più, perché appunto è chiaro che in un mercato fortemente standardizzato diciamo la produzione tipica italiana, con alcune eccezioni, è fortemente, diciamo, fortemente penalizzata. Per quanto riguarda la cultura, io direi, osserverei solo questo. I cittadini italiani tipicamente sono, fino a poco tempo fa, erano i più europeisti di tutti. Europeisti di tutti. Se voi andate a vedere le statistiche su, come si dice, è positivo stare in Europa, fino a non molto tempo fa gli italiani avevano le proporzioni di positività più alte assolutamente di tutti, perché l'idea era l'Italia, cioè i suoi pregi e i suoi difetti, però l'Europa ci impone, diciamo, un modo di funzionare migliore. Quella era l'idea classica, e che in Italia, diciamo, l'idea che ce lo dice l'Europa è molto vecchia, si usa dagli anni 70, è stata la giustificazione storica di, si può dire, qualunque tipo di riforma, dal divorzio della Banca Italia al Tesoro, eccetera, eccetera, degli ultimi 30 anni. Adesso è cambiato tutto abbastanza rapidamente. Se voi andate a vedere adesso gli ultimi sondaggi, la gente a favore, diciamo, dell'Europa, qualunque cosa voglia dire, è il più basso livello che c'è da quando esistono questi sondaggi. Perché è chiaro che, per quanto sì, ci sia il lavaggio del cervello, eccetera, eccetera, però uno si rende anche conto della situazione. Dipende da come sono fatte le domande, no? Perché è chiaro che se io mi voglio
sentir dire una risposta dipende anche cosa faccia. Chiaro che se io... negli anni, scusate, però è molto bassa. Sì. Fino, fino alla fine del secolo scorso, l'Eurobarometer facevano ogni anno in Europa questa indagine sul grado di adesione delle popolazioni al progetto, e l'Italia aveva intorno, era veramente il più alto di tutti, aveva intorno al 75%, era altissimo, tra il 70 e l'80 oscillava. Adesso siamo nettamente sotto il 50%, insomma. Ma questo è di bene. Allora si parlava del MEC. No, c'era già. E quindi c'era, io credo che c'era un'adesione sotto questo punto di vista. No, ma anche dopo Maastricht, dopo la costituzione della BCE nel 98, continuavano a essere questi eurobarometri. Le ultime due, molto rapidamente perché dobbiamo chiudere, abbiamo Alfonso Nemici e Giancarlo Silveri, poi sì, prego. Il microfono. Sì, buongiorno. Stavo facendo alcune riflessioni. Tutte le cose che hanno fatto grande l'Italia dal secondo dopoguerra fino a un certo punto non ci sono più. C'era all'inizio una cultura del lavoro, una forza lavoro, una possibilità dello Stato di creare moneta, un tessuto che ha consentito di svilupparsi per l'80% della nostra economia a piccole e medie imprese, un 20% per le grandi imprese. C'è stato poi via via un processo di deindustrializzazione, si è tradito il dettato costituzionale di diritto al lavoro affermando il diritto allo stipendio, si è determinata una serie di fattori, e mentre questo avveniva si andava costruendo un vestito europeo che era uguale per tutti, e per tutti non poteva essere, perché i paesi europei hanno tradizionalmente valori, impianti, culture diverse anche sotto il profilo della creazione di ricchezza e di senso dello Stato, che a noi un pochettino manca, e quindi da questo naturalmente una sovrapposizione della burocrazia, la corruzione più estesa che altrove e quant'altro. Domanda, chiaramente uscire dall'euro si è detto, no, quello che può significare, ma pensare di fare in modo che ci sia una gradualità nell'attuazione di quelle che sono le normative europee, tenendo conto dei singoli aspetti, forse no, o questo, oppure noi avremo la soccombenza di realtà. Noi dovremmo decidere qual è l'economia sulla quale il nostro paese vuole basare il suo futuro. Quella che c'era prima non c'è più, le industrie di Stato che hanno anche contribuito a fare grande Italia non ci sono più. Pensare all'industria è folle, ci abbiamo il Made in Italy, ci abbiamo una serie di aspetti importanti, e ci abbiamo l'ambiente, la cultura, la storia, l'archeologia che abbiamo trascurato. Abbiamo strangolato le piccole e medie imprese con un'imposizione fiscale assurda, impossibile. Allora, o tutto questo lo rappresentiamo realmente e troviamo qual è una giusta misura di vestito anche per noi, oppure qualcuno si deve porre il problema che accompagnare all'uscita dall'euro e dalla comunità europea. Guarda, se posso permettermi un piccolo appunto. Ah, vuole far fare la seconda domanda? Sì, okay. Rapidi, poi perché dobbiamo davvero chiudere. No, io volevo semplicemente fare una piccola riflessione e poi sentire soprattutto Massimo Pivetti che cosa ne pensa. Intanto io penso che sia necessario rifare un po' di storia, senza riandare troppo lontano, ma quando è stato approvato il progetto di Maastricht, perché secondo me è un po' errato parlare solo di moneta e non di trattati, cioè la moneta è stato lo strumento per imporre determinate politiche che sono state ben descritte qui. I senatori favorevoli nel 1992 furono 176, 16 contrari e un astenuto. Nella Camera viceversa i 403 furono favorevoli, 46 contrari e 18 astenuti.
Successivamente, quando è stato introdotto il Fiscal Compact, furono tutti quanti, cioè centrodestra e centrosinistra, nel 1992 ancora non si delineava quella finta politica, sono stati tutti praticamente favorevoli a che si introducesse il Fiscal Compact. Quindi praticamente questa è la fotografia dei rapporti di forza che in Italia si è avute per imporre, diciamo, queste politiche deflazionistiche. Quindi io credo che andrebbe questa cosa qui ricordata. Inoltre, chi andò a firmare il trattato di Maastricht, Guido Carli, che non era sicuramente uno sprovveduto, lui ebbe a dire che dice all'Europa, insomma, si andava all'Europa la costruzione monetaria della Repubblica Federale di Germania. Quindi un mutamento di carattere costituzionale, questo lo disse Maastricht, lo disse Guido Carli, anche se era favorevole e consapevole di questa situazione, perché era l'unico strumento per ridurre la spesa pubblica, cioè quella cosa che tutti quanti noi, come dire, qui abbiamo ascoltato, e credo che tutti quanti noi condividiamo questa situazione qui. Insomma, diciamo, la storia, come dire, rispetto a chi è contrario, non alla moneta unica e basta, ai trattati di Maastricht, credo che andrebbe ricordato, perché, come dire, è un'opera di pulizia, come dire, di memoria e politica. L'altro aspetto che secondo me andrebbe, come dire, sottolineato, è che i trattati di Maastricht sono stati costruiti per una riduzione della democrazia costituzionale, non solo in Italia ma anche negli altri, naturalmente, paesi europei. La Grecia ne è una testimonianza plastica di quanto è avvenuto, e credo che tutto questo abbia portato le élite europee a scegliersi gli avversari, diciamo, cioè la Le Pen è un'invenzione, non avrebbe mai vinto, così come in Italia. Io penso che questa cosa qui dovremmo esserne, come dire, coscienti, cioè i dibattiti che si fanno in televisione, e che sono soprattutto ci sono due televisioni su tutte, la 7 quella di Sky, cioè inventano volta per volta, diciamo, l'avversario su cui misurarsi, su questo costruiscono, come dire, la politica. Anche perché mi viene in mente una cosa che diceva un grande pensatore francese, un situazionista, Guy Debord, in cui la società oggi è la politica dello spettacolo, del consumo, come quello lì oggi in Italia, che dice, cioè, qua all'Aquila un granello di sabbia, come dire, rompe il meccanismo. Quindi, come dire, io mi devo comprare un prodotto, è come lo sgrassatore da proporre a me, cittadino consumatore. E io credo che però di strada le bugie ne abbiano fatte poche, e che probabilmente c'è lo spazio per rovesciare questo tipo di sistema. Grazie, andiamo rapidamente con le risposte. Per quanto riguarda il primo intervento, rispondo prima io perché sono cose che mi stanno a cuore. Ecco, guardi, lei faceva delle domande che andrebbero rivolte semmai a una classe politica in buona fede. Ma storicamente parlando, il neoliberismo è stato imperante fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, a partire dalla fine del 1800, anche prima, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Se si leggono i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, Lelio Basso e Ghidini dicono chiaramente che nazismo e fascismo sono risposte sbagliate, ma risposte al neoliberismo, perché noi abbiamo avuto 50 anni che mai la storia aveva conosciuto, che vanno dal 1945 alla metà degli anni 80 più o meno, dove fortunatamente alcune teorie come quelle keynesiane, che poi vengono riportate nella Costituzione, imperano. Ed è una risposta fortissima al neoliberismo, che poi torna più forte e ci impone Maastricht e la moneta unica. Ma guardate che le tragedie della storia non sono state ben comprese, perché la Prima Guerra Mondiale, alla fine della Prima Guerra Mondiale, le condizioni imposte dal Trattato di Versailles non hanno molto di diverso da quanto
sta accadendo adesso in Unione Europea, perché alla Germania, la Germania fu sventrata. La Germania fu sventrata. E la risposta quale fu? Benché sbagliata, ma quale fu? Il nazismo. La vittoria mutilata dell'Italia, la risposta quale fu? Sbagliata. Il fascismo. Quando nella crisi del 29, Roosevelt, Delano Roosevelt, contattò gli economisti della scuola di Chicago, gli proposero: taglia la spesa pubblica, insomma la solita ricetta che oggi vediamo in Europa. La moglie, questo mi piace sempre raccontarlo, la moglie disse: ascolta, dovresti ascoltare anche un inglese che si chiamava Keynes, non è un professore universitario, che beh, poi Keynes ha avuto incarichi anche maggiori, però e questo parla di cose rivoluzionarie. Lui ascoltò Keynes e pose in essere le misure keynesiane. Grazie a quel consiglio quasi tutte le costituzioni degli stati membri post seconda guerra mondiale presentano un programma economico keynesiano che non è comunista, perché se tu andavi da Keynes a dire che era Keynes era convinto che il miglior sistema fosse quello capitalista, ma che andava controllato. Provate a leggere la Costituzione. La Costituzione dice: l'iniziativa economica privata è libera. Poi sotto, al secondo comma, dice che non deve ledere l'interesse nazionale e la dignità umana. Quindi il controllo dello Stato, cioè la nostra Costituzione dice: tu hai un'iniziativa economica privata, falla, io ti do le condizioni per poterlo fare, ma attento che non devi andare contro l'interesse nazionale e non devi calpestare la dignità umana. Questa per quanto riguarda la risposta alla sua domanda. Invece, per le giustissime osservazioni che diceva De Amicis prima, ma guardi, Maastricht e Lisbona, no? Si parte da Maastricht, si arriva a Lisbona per poi chiudere il cerchio col fiscal compact, è esattamente la vittoria del neoliberismo. L'euro è uno strumento perché quel sistema possa saldarsi, ma la responsabilità è anche a casa nostra, perché noi li abbiamo firmati. Schäuble, o come si pronuncia, Schäuble, l'altro giorno ha detto: ma scusate, ma io non è che sto, io chiedo soltanto che regole che abbiamo firmate vengano rispettate. Poi quello, vabbè, nasconde che lui fa un surplus commerciale allucinante, però dice: le regole che abbiamo sottoscritto io ne pretendo il rispetto. E noi abbiamo avuto una classe politica serva di quel sistema, perché benché se ne dica, la prima repubblica fu fatta fuori, a mio parere, anche perché aveva in sé uomini che, con tutti i difetti che avevano, potevano resistere. Avevano una certa statura politica, non è che tu potevi dire a Craxi, o adesso senza fare nomi perché non ho simpatia per nessuno, però non è che potevi dire a Craxi quello che oggi dici a Gentiloni, non era la stessa cosa. Questi erano, in parte alcuni avevano scritto la Costituzione, erano uomini, ecco, c'è la famosa frase di De Gasperi che incontra Togliatti nel 47 alla buvette della Camera e gli dice: voi Togliatti, hai visto, abbiamo il passò, perché venivano dalla guerra e venivano dalla povertà, quindi un minimo comunque di sacrifici lo avevano vissuto, quindi sapevano che non potevano, che dovevano sconfiggere il sistema neoliberista che aveva creato il fascismo e il nazismo. La classe politica che è venuta dal 92 in avanti è una classe politica mediocre che si è venduta al capitale internazionale e che oggi la seconda generazione, che è peggio della prima, ci sta. No, la seconda generazione, no, beh, ci mancherebbe altro, ma no, lui è poi l'opposizione, insomma, io parlo di coloro che hanno responsabilità di governo, ci hanno praticamente svenduti a fronte di un tradimento palese della Costituzione, e per cui io la speranza che posso dare è che
insomma, a questo punto bisognerebbe citare Manzoni, no? Quando tutto è perduto sembra intervenire la provvidenza divina. Insomma, io affidarmi alla provvidenza divina non so quando potrebbe arrivare, però ecco, mi auguro quello che noi facciamo, Marco da parte sua, io da parte mia, gli altri relatori da parte loro, è quello di cercare di informare il popolo, perché se il popolo è informato non lo prendi in giro, perché poi alle prossime elezioni, se il partito orwelliano della neolingua non dovesse avere la maggioranza, ecco, le cose saranno molto più complicate, anche perché oggi noi viviamo in questa situazione, perché abbiamo maggioranze parlamentari elette per effetto di meccanismi elettorali truffaldini dichiarati incostituzionali. Perché se si fosse votato, ad esempio, con il Mattarellum del 2013, o si fosse votato con un sistema proporzionale come nella Prima Repubblica, il PD non avrebbe Padoan o prima Saccomanni come ministro dell'economia, perché probabilmente delle forze di minoranza utili ad appoggiare il governo direbbero: io Padoan non lo voglio, perché viene dal Fondo Monetario Internazionale e che mi obbliga l'anno prossimo a portare l'IVA al 25%. Quindi possono sembrare sciocchezze, ma quel sistema elettorale che ha determinato con il 29,74% che un partitino del 25% oggi detenga la golden share in Parlamento e stupri la Costituzione ed esprimi un Presidente del Consiglio che non sappiamo manco se era candidato e che esprime un Ministro dell'Economia che era consulente del Fondo Monetario Internazionale con delle leggi elettorali democratiche, questo non sarebbe venuto. E nonostante la Corte Costituzionale abbia detto che quel meccanismo è incostituzionale, proprio l'ha dichiarato, chiaramente non poteva sciogliere le Camere, cioè la Corte Costituzionale ha detto che il Parlamento è legittimo. Beh, pezzo di imbecille, dico io, ma come poteva dire la Corte Costituzionale che dovete sciogliere le Camere? Non appartiene ai poteri della Corte Costituzionale questo, è la politica, nel rispetto del principio della sovranità popolare, che avrebbe dovuto dire: io non posso operare senza la legittimazione popolare, faccio una legge elettorale e a fine 2014 vado al voto. Non l'hanno fatto perché debbono portare avanti la soluzione finale neoliberista e della sovranità popolare, a questi non interessa niente, perché altrimenti che vi costa prendere l'Italicum sviscerato dalla Corte Costituzionale e approvarlo in 20 giorni? Adesso è uscito dalla commissione illegalicum, chiamiamolo così, esteso anche al Senato, il PD interviene e dice: no dai, facciamo il sistema alla tedesca. Allora non vuoi andare a votare, vuoi mantenere in piedi Gentiloni, vuoi mantenere in piedi Padoan, perché devi portare in atto la soluzione conveniente al neoliberismo incarnato dall'Unione Europea. Quindi, cioè, se il popolo non comincia, no, non possiamo andare a votare perché altrimenti, poi no, c'è il famoso detto, perché adesso i mercati non lo gradirebbero, ma insomma, sovrani i mercati o il popolo. E poi alla fine di tutto questo, il 25 aprile col fazzoletto rosso cantano Bella Ciao.